Sveglia Trieste, buongiorno e ben ritrovati in diretta in questo martedì 6 dicembre, San Nicolò. Buongiorno dunque a voi tutti, ben svegliatici. Staremo insieme per le prossime ore, come sapete, fino alle 10:30, perché leggeremo insieme i quotidiani, telefonate da casa, come sempre approfondimenti, gli ospiti. Abbiamo nella prima parte, tra mezz'ora, Fabio Scolcimarro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, nella seconda parte Roberto Treu del Partito Democratico, ex assessore della giunta Cosolini. È una giornata fondamentale, davvero interessante oggi capire quel che accade, perché sapete che Matteo Renzi poi ieri sera si è recato al Colle come promesso dopo un Consiglio dei Ministri veloce con i colleghi di governo, pronto a rassegnare le dimissioni, ma il presidente Mattarella le ha in qualche maniera congelate, come viene ricostruito oggi dai quotidiani. Qualcuno chiama questa mossa una truffa con i giornali di centrodestra, quindi il giornale in particolar modo, perché non c'è stata una dimissioni piene, non ci sono state, perché non si sono celebrate, perché appunto il presidente Mattarella ha chiesto che venga prima approvata la legge di stabilità. È molto importante anche per Trieste, perché solo negli ultimi giorni, l'abbiamo detto, c'è quel famoso milione, per esempio, per Porto Vecchio, che con un emendamento il senatore Francesco Russo ha strappato al governo Renzi per dare avvio, sostiene lui, alla società che deve preparare il terreno per il futuro del Porto Vecchio. E poi tante altre partite, ho visto che anche i quotidiani di oggi riprendono appunto il legame con il territorio triestino, per esempio, e le tante partite sospese nella legge di stabilità. Quindi vediamo l'apertura dei quotidiani oggi. Cominciamo dal piccolo: Renzi cede al Colle, resta a tempo, lascio solo dopo il via libera alla manovra. Friuli Venezia Giulia, Serracchiani sotto assedio. Ieri soltanto un messaggio via Twitter, quindi attraverso i social, da parte della presidente Deborah Serracchiani, che, come sapete, insomma, molti aspettano al varco per capire cosa voglia fare, che intenzioni abbia, che ruolo avrà, cosa pensa del proprio futuro in merito alla candidatura, per esempio, in Friuli Venezia Giulia nel 2018. Ora è un momento in cui si stanno rimescolando le carte a tutti i livelli, anche perché la proposta di ieri sera di Alfano Shock è quella di andare al voto subito, molto presto. Si parlava addirittura di febbraio, forse difficile prima di aprile-maggio, ma è vero anche che sullo sfondo c'è la maturazione della pensione di molti parlamentari, che quindi vogliono aspettare dopo l'estate e vedere se questa è una prova di forza ulteriore di Matteo Renzi, che magari sceglierà di portare il paese al voto, forte di questo suo 40%, e tant'è che uno degli uomini più fedeli su Twitter ieri, che è Luca Lotti, uomo al fianco di Renzi in questo governo, diceva: tutto è iniziato col 40% nel 2012, abbiamo vinto col 40% nel 2014, ripartiamo dal 40% di ieri. Quindi il 2012 quel 40% erano le primarie nel Partito Democratico perse da Matteo Renzi, abbiamo vinto nel 2014 e quelle sono le europee, e ora ripartiamo dal 40%, dice molto chiaramente Luca Lotti. Quindi cosa c'è nella testa di Matteo Renzi? Lo vedremo nelle prossime ore. Muore in ospedale un mese dall'investimento, questo per la cronaca Trieste. Poi a Muggia la volpe affamata fa una razzia di anatra e galline. La preside vieta l'ingresso ai cani, genitori in rivolta a Gretta. Ed ecco qua l'agitazione Dem. Ora Deborah per ora twitta, sabato resa dei conti all'Assemblea regionale. Ed ecco qua il dossier che dicevamo, nelle mani di Roma, e ricorderete questa immagine, intervista esclusiva di Tele4 al Premier, allora arrivato per, ecco l'immagine proprio presa dalla nostra intervista, per firmare quel patto con Trieste 50 milioni, nelle mani di Roma, da Porto Vecchio la terza corsia 4, le partite in sospeso. E dopo andremo a leggere dunque cosa ci aspettiamo noi dal governo e poi in particolar modo dalla legge di stabilità. C'è una pausa pubblicitaria. Vi ricordatevi 040 31 3993 per intervenire in diretta. Fra un quarto d'ora c'è, cioè nella prima parte, Fabio Scolcimarro, coordinatore dei Fratelli d'Italia. Vi aspettiamo.
Dunque, torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Allora, da Mattarella stop a Renzi, scadenze da rispettare, l'addio dopo la manovra, un'ora di colloquio in mattinata al Quirinale tra il Capo dello Stato e il Premier, poi una breve riunione del Consiglio dei Ministri per annunciare le dimissioni. Questo è quel che è successo ieri, la partita dell'Italicum alla Consulta. La Corte Costituzionale deve stabilire una nuova udienza tra molte incognite, bisogna aspettare che decide sulla legge elettorale. Leggiamo appunto nel dettaglio. La sconfitta del sì al referendum complica la partita dell'Italicum. La Corte Costituzionale è chiamata da tre tribunali, Messina, Torino e Perugia, a valutarne la legittimità, e la spinta per un intervento forte sulla legge potrebbe diventare più pressante. Un rimpallo politico su chi debba fare il primo passo per cambiare è già iniziato, e a Renzi, che ha detto che l'onere spetta al fronte del no, Brunetta risponde che spetta tutto il Parlamento. Quindi modificare insieme, in buona sostanza, l'Italicum e poi decidere che fare, cioè andare al voto. Ipotesi per Palazzo Chigi: Franceschini fino al voto, ma il segretario PD preme per andare a nuove elezioni il prima possibile. Nel partito si apre un percorso congressuale per arrivare alle primarie. Quindi eccolo il disegno, lo vedete, Matteo Renzi vuole andare al voto prima, forzare il Paese, non far maturare la pensione per i parlamentari, che quindi saranno sul piede di guerra, e soprattutto far valere il suo 40%. Leggiamo questa ricostruzione, l'idea del Premier: dimissioni congelate fino a domani. Sergio Mattarella ha convinto Matteo Renzi a rinviare la formalizzazione delle sue dimissioni da Palazzo Chigi fino all'approvazione della legge di bilancio. Dunque, domani, se tutto andrà liscio, il Premier lascerà la poltrona come annunciato in diretta TV domenica notte. A stretto giro di posta cominceranno le consultazioni al Quirinale. Le opposizioni chiedono di tornare al voto il prima possibile, e in questa direzione spinge anche una parte dei renziani che della prima ora, convinto di poter capitalizzare quel 40,9% che ha votato sì. E anche lo stesso Renzi, ma il Colle, come da prassi, dovrà verificare se in Parlamento ci sono i numeri per un governo politico capace, una volta messi in sicurezza i conti dello Stato, di fare la riforma elettorale. Un governo che, stanti i numeri, non potrebbe nascere che con il sostegno del PD. Ed è qui che iniziano i problemi. Matteo Renzi infatti ha annunciato le dimissioni da Palazzo Chigi, non ha però ovviamente nessuna intenzione di lasciare la politica, e avrebbe cambiato l'idea sull'ipotesi circolata con insistenza di dimettersi anche da segretario del PD. Ecco il nodo fondamentale, quindi Matteo Renzi resterebbe leader del Partito Democratico, si apre tutta una partita interna ai Dem, ovviamente sulla leadership. Matteo, ego e ambizione, il rischio è il suo mestiere, dalle copertine delle riviste in giubbotto da Fonzi allo smoking con Obama, la parabola di un ragazzo di provincia che cerca il consenso a colpi di tweet. Si apre il fuoco incrociato su Serracchiani, dall'interno del PD critica il doppio incarico, Russo si volti pagina, l'opposizione chiede le dimissioni dalla regione. E ieri, o meglio ancora domenica sera, la lunga diretta di Ring, subito Roberto Cosolini, ex sindaco di Trieste, aveva detto molto chiaramente: ora decida, prenda atto e decida quello che vuole fare Deborah Serracchiani. Eccolo il tweet di ieri di Deborah Serracchiani, che si limita a questo messaggio: oggi rimane la tristezza, non siamo riusciti a cambiare l'Italia, ma il nostro impegno rimane altissimo, grazie a chi ha creduto in questa sfida. Non aggiunge altro sulla vittoria del no. Il giorno dopo la sconfitta al referendum intervengono invece i colonnelli del PD, respingendo qualsiasi ipotesi di scossone in regione, mentre la presidente vice segretaria nazionale rimane in trincea nell'attesa di capire cosa succederà a Roma domani e non oggi. La direzione nazionale Dem è slittata alle 15 di mercoledì 7 dicembre, quindi qualsiasi cosa accada lo scopriremo, è già abbastanza chiaro secondo me, ma lo scopriremo domani alle 15 in questa direzione del Partito Democratico, con Matteo Renzi che dirà ai suoi: il percorso adesso è questo, resto segretario del PD o no, e via dicendo. Scatta la resa dei conti nel PD, incognita segreteria, slitta a domani la direzione del partito, da discutere il futuro verso il congresso, come dicevamo poco fa. Poi De Magistris sconfigge De Luca, la ricostruzione che dà il quotidiano in queste pagine nazionali: è strappo, il sindaco di Napoli, spero che il risultato induca il governatore all'umiltà. Insomma, adesso si discute molto delle fritturine
promesse da De Luca dopo il per il voto. Serve responsabilità per guidare il paese, parla Davide Zoggia della minoranza Dem. Il veneziano, l'astio ci distrugge, ma adesso stop ai rancori. Dobbiamo tornare in sintonia con il nostro mondo. Sono tutti articoli che poi approfondiremo nel corso di questa mattinata perché è molto interessante capire quali sono gli schieramenti. Vi faccio solo vedere rapidamente anche l'apertura del Messaggero Veneto. Renzi lascia dopo la manovra, Mattarella congela la crisi, e rispettare gli impegni, le mosse del Quirinale per la successione. E poi ci sono i due denunciati per la selfie mania al seggio e poi il voto che va su Facebook. È accaduto un po' in tutta Italia. Lo sapete, questa volta più di altre per la vicenda delle matite, dimenticata molto rapidamente dopo la vittoria del no. Nelle fabbriche, tra gli operai del no, era una riforma troppo astratta. Il presidente della provincia, Fontanini, la volontà popolare salva le province, farò ricorso al TAR. L'intervista a Benedetti, deluso in Italia, è difficile cambiare le cose. E come avete visto, Serracchiani adesso nel mirino, lasci la segreteria, questo che è l'appello che arriva dall'opposizione. Saro non ha dubbi, le ragioni del flop, troppe promesse. E questo appunto il messaggero. Trieste prima, solo per farvi vedere quel che è accaduto ieri sera. Il falso allarme in stazione, fate brillare le valigie sospette, gli artificieri sono intervenuti alle 20:30 e non riuscendo ad aprire le borse hanno optato per farle brillare. Dunque. Dopo circa 3 ore e mezza dall'allarme per delle valigie sospette trovate incustodite sul treno in partenza alle 16:57 a binario 5 della stazione centrale, quindi direzione Venezia, è stato risolutore l'intervento del nucleo artificiale della Polizia di Stato. Dalle 17 alle 21:15 gli operatori della Polf erano impedito ai passeggeri di avvicinarsi al vagone con all'interno le borse sospette, anche se tutto intorno sul binario adiacente lungo tutto il marciapiede le persone transitavano inconsapevoli, scrive Trieste Prima. Gli specialisti giunti sul posto, non riuscendo ad aprire le valigie, hanno optato per far brillare la borsa rendendole innocue e appurando che si è trattato di un falso allarme. Bene così. Allora, dal Messaggero ritorniamo al piccolo. Il Movimento 5 Stelle prepara la squadra di governo. Grillo prova a disinnescare le divisioni interne, avanti compatti e sulla legge elettorale ok all'Italicum, corretto per il Senato. Perché ok? Perché dà un premio di maggioranza molto pesante, lo sapete, molto forte, linea chiara sulla vittoria dopo il voto al partito, alla lista, alla coalizione. E quindi il Movimento 5 Stelle ha tutto l'interesse a che resti la legge elettorale pensata dal Partito Democratico, l'Italicum. L'euforia della vittoria non è ancora smaltita. In casa M5S il trionfo del no al referendum sopra ogni previsione ha regalato un entusiasmo tale da guardare con ottimismo al futuro e pensare a un esecutivo pentastellato, tanto che si ragiona già sulla squadra di governo. Adesso infatti è il momento di incassare la vittoria, ma per farlo bisogna superare le divisioni interne esplose dopo le elezioni del sindaco Virginia Raggi e negli ultimi tempi in seguito al caso delle firme false di Palermo. Per questo Beppe Grillo, che ieri ha sentito diversi esponenti, ha raccomandato a tutti di non dividersi in fazioni e correnti. Ora avanti compatti, niente scherzi, dovete essere uniti, c'è uno spiraglio per andare al governo. C'è una telefonata, mi segnalano già dalla regia, vi ricordo lo 040 31 39 93, anche perché tra poco avremo Fabio Scocimarro, coordinatore di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, con noi, quindi commenteremo tutte queste notizie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ecco, pronto, buongiorno Bruno. Bruno. Scusi, dottor Avarino, che mi ero permesso così di scrivere a lei una lettera dopo che avevo provato il dottor Scaramucci, no? Se potevo avere un'ospitata là In via per Margherita. spiegare, solo per spiegare il problema kafkiano, ecco, delle case qua di via Sì, Margherita. ma Allora, Bruno l'avevamo già fatto, si ricorda, no, no? Anni no, fa. aspetti, dottor, aspetti un secondo. Non è così. Era stato presentato a Ring, ma il problema è complesso, cioè non è semplice. Là si tratta di una cosa che secondo me è importantissima
ed è 40 persone anziane, dove che è il problema che gli vendi il quartiere a 100.000 e a 70.000. Quindi mi volevo spiegare come che si verifica questo caso. Se adesso lei mi dici non è possibile, mi la ringrazio e basta. Ma solo, ecco, volevo dire che il problema è complesso. No, no, mi ricordo benissimo, Bruno. Il problema merita 5 minuti di parlare come che è, perché si tratta di documentazioni che riguarda il governo militare alleato, che riguarda tutto un problema giuridico che merita di essere sviscerato. Ecco, è dove che si evince il comportamento di una amministrazione che perlomeno la è anomala. Quindi non è la questione di riparazioni, robe non fatte, eccetera. Se riguarda la proprietà degli alloggi, che noi diciamo i nostri, in base alla documentazione che mi go in mano, e dall'altra parte dici che non è i nostri, e mi voglio dimostrare con documenti che i nostri, perché lei la sa benissimo che i processi si fa per televisione adesso, come omicidi, suicidi, divorzi, eccetera, perché se no i giudici... Questo, certo, Bruno, quell'altro... grazie, è chiaro, anche perché, grazie mille, ne abbiamo parlato infatti quella volta, non è 5 minuti, è molto complicato, infatti come ricordava lei adesso questa vicenda, ma preoccupa tanto, così come abbiamo discusso per tema completamente diverso, ma la casa per noi è una priorità, soprattutto per chi è in difficoltà, degli appartamenti cosiddetti ex Allianz. Abbiamo fatto qualche anno fa, discutere, capire e raccontare alla città questo tema, proprio grazie insieme a Bruno Zonk, il caso lo strano caso di Via Margherita, e torneremo a farlo. Certo, è complicato perché anche lì si impone alle persone di comprare o ricomprare, anzi, degli appartamenti che ritengono siano di loro proprietà. Le partite aperte tra Renzi e Trieste, si va dalla 4 ai punti franchi, dal Porto Vecchio a Miramare, l'opposizione teme ritardi, Peroni, gli iter vanno avanti, assessore regionale del Friuli Venezia Giulia. Chi lo ridefinisce il protocollo Serracchiani-Padoan in assenza del Ministro dell'Economia, e chi riapre il canale privilegiato con il Ministro dei Trasporti se del Rio non c'è più? Sono alcuni degli interrogativi che le dimissioni di Matteo Renzi innescano. Varie partite Roma-Trieste sono aperte, in alcuni casi vanno definite nei dettagli. Il decreto sui punti franchi, ad esempio, attende la stesura definitiva. Ricordate quella domanda a Zeno D'Agostino proprio l'altra sera, quando si è parlato dei punti franchi. Presidente, ma questo decreto resta anche dopo il 4 dicembre? E insomma, il presidente ci aveva detto di sì, perché il ministro l'aveva già firmato, però insomma qui nella ricostruzione viene dato tra i temi ancora sospesi, chiaramente dopo questo voto e con le dimissioni di Renzi. Il decreto sui punti franchi, ad esempio, attende la stesura definitiva, e al momento risultano finanziati 413 milioni dei 2,6 miliardi di investimento previsti nel protocollo recentemente siglato con RFI. Se salta il governo, il Friuli Venezia Giulia rischia di perdere risorse, occasioni di sviluppo o anche solo di vedere ritardati iter già a buon punto. La Regione, nell'attesa di capire che cosa succederà in Parlamento, minimizza ed esclude contraccolpi. Ma Forza Italia, con il capogruppo Riccardo Riccardi, incalza. Le dimissioni congelate di Renzi danno a Serracchiani il tempo per far aggiungere le firme mancanti. Sarebbe irresponsabile non lo facesse. Insomma, se qualche tavolo... su qualche tavolo si può trattare di una corsa contro il tempo. Il patto finanziario, per esempio, uno dei primi passaggi del 2017 sarà la ridefinizione del patto con il MEF, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, quello che dà certezza ai conti della Regione e che ha già consentito di ottenere oltre 800 milioni in 3 anni. Mancasse Padoan, che succede? Francesco Peroni, assessore alle Finanze, assicura che i processi sono avviati e che non dipendono dai ministri pro tempore, così definisce Peroni, anche perché il terreno per il prossimo protocollo è già stato preparato in un contesto in cui pure a Roma interessa confermare l'intesa. Eccolo qua, punti franchi, passiamo a questa parte. A quanto
informa la Regione, non dovrebbero esserci sorprese, nemmeno sull'avvio annunciato 2 giorni prima del referendum della procedura di un decreto attuativo, ha sottolineato Serracchiani, di portata storica per il porto, per la città e per tutta la Regione. Il Ministro ha trasmesso all'autorità portuale del Mare Adriatico Orientale il testo che stabilisce l'organizzazione. Andiamo avanti nella lettura. Quello è molto importante, l'organizzazione amministrativa della gestione dei punti franchi di Trieste, oggetto di spostamento a seguito della sdemanizzazione del Porto Vecchio. Quindi questo viene assicurato in parte, appunto, come intervento che comunque sarà portato avanti. Siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, vedo, mi dicono dalla regia, sentiamo chi c'è, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Buongiorno, con chi parliamo? Chiedo scusa se non sì, ho... Sì, mi scusi, Maresciallo Davoli Romela. Bene, bene. Maresciallo, allora com'è la situazione questa mattina? Sì, no, la notte è trascorsa in maniera assolutamente tranquilla, nulla di particolare da segnalare. Ricordo soltanto che sono ancora in atto i lavori di asfaltatura presso la rotatoria, la nuova rotatoria di Via Flavia Caboto, Strada della Rosandra. Pertanto vi è un divieto di transito in atto per tutte le autovetture in via Flavia tra la via Frigessi e la via Forti, in strada per la Rosandra tra la via Frigessi e la via Flavia stessa e un tratto breve di via Carletti che adduce appunto alla rotatoria. Per chi percorre la via Caboto sarà possibile girare esclusivamente a destra in direzione Muggia, questo logicamente fino al termine dei lavori. Saremo comunque anche noi presenti in loco per le eventuali necessarie interventi di viabilità o quant'altro. Questo al momento è tutto. Bene, maresciallo, grazie, buon lavoro, buona giornata, ci risentiamo tra un'oretta anche per capire come va questa mattinata. Intanto... Quanto è bella questa pubblicità sul piccolo, la guardiamo insieme. Tra pochi minuti ci sarà il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Tele 4, è di tutti, eccolo qua sul piccolo di oggi. Allora, poi andiamo alle pagine che riguardano la città di Trieste, visto che abbiamo approfondito temi nazionali, ma chiaramente con una ricaduta nella nostra regione che ha il numero 2 del Partito Democratico. La riserva marina cambia vita, via il trasloco nell'ex scuderie, questo l'abbiamo detto più volte, dopo 30 anni... Nella storica casa del Castelletto, la struttura gestita dal WWF si sta spostando, il centro didattico dei nuovi spazi riaprirà dalla prossima estate con un allestimento innovativo. Questo per quanto riguarda il WWF Miramare, l'attesa infinita del supermanager, selezionati gli ultimi 5 candidati per il ruolo di direttore a metà gennaio in indicazione della terna da sottoporre a Roma. Raffica di assunzioni all'università. Ieri sapete l'apertura dell'anno accademico, stabilizzati 75 docenti in 2 anni, boom di matricole, la soddisfazione del rettore durante l'apertura dell'anno accademico. Ma studenti e tecnici non risparmiano le critiche, mancano servizi, i laboratori sono inadeguati, basta contrapposizioni amministrativi, professori. Circolare antifido, genitori in rivolta, la preside della primaria di Gretta vieta di entrare in atrio con il cane ai familiari in attesa dei piccoli alunni, la replica una gran cavolata. Leggiamo questo articolo di Benedetta Moro, che cosa ci racconta dopo l'offensiva anti-barboni e la stretta contro l'accattonaggio. Arriva un nuovo divieto destinato a far discutere e a imporlo, questa volta però non è il comune, bensì la preside dell'istituto comprensivo di Roiano Gretta, Chiara Pocecco, che ha firmato una circolare già ribattezzata da alcuni antifido. Il caso è scoppiato all'interno della statale elementare Umberto Saba dopo la fissione di un cartello che porta sulla porta d'ingresso in cui la dirigente scrive a chiare lettere di ritenere opportuno vietare ai cani l'accesso all'interno dei locali scolastici. Il riferimento è all'abitudine diffusissima tra i papà, le mamme e i nonni che ogni giorno vanno a prendere i loro pargoli al termine delle lezioni e di presentarsi a scuola insieme all'animale di casa tenuto al guinzaglio stazionando con lui, specie nelle giornate più fredde, direttamente nell'atrio. Un'abitudine che però d'ora in poi la preside non intende più tollerare, di qui la protesta di alcuni genitori che, letta la circolare, hanno subito inviato una mail alla dirigente senza però ottenere risposta. In quella lettera papà e mamme fidomuniti ricordano
come i loro cani, tra gli abitué alcuni Labrador, un Golden Retriever e un Bassotto, non abbiano mai creato problemi per la sicurezza di bambini e adulti. Questo la polemica a Gretta. Anziano muore a un mese dall'incidente. A Sereno Bonin era stato investito in via Caboto da una moto in gravi condizioni, deceduto a Cattinara, disposta d'autopsia. Bene. Ora ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi al rientro saremo con le vostre telefonate, quindi iniziate a prenotarvi 040 313993 e poi insieme a Fabio Scocimaro. Vi aspettiamo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, allora 040 313993 per intervenire in diretta, non dimenticatelo. Saluto e ringrazio Fabio Scocimaro, buongiorno, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Allora, stavo guardando insieme a chi ci segue da casa i titoli, adesso gli articoli nelle pagine interne, arriviamo soltanto alla cronaca Scocimaro e poi guardiamo insieme la politica, certo. Perché oggi abbiamo capito cosa c'è nella testa di Matteo Renzi, secondo carne me. Carne e fuoco. Ruba il gasolio dalla Sertubia, arrestato in manette un trasportatore sorpreso dagli agenti della mobile con due taniche nel furgone, tre i dipendenti denunciati. Un sistema ingegnoso per avere il gasolio gratis per poi rivenderlo al mercato nero, tutto a spese della Sertubi, quattro i lavoratori coinvolti, uno di loro che fa riferimento a una ditta esterna, è stato arrestato in flagranza dai poliziotti della squadra mobile che l'altra notte lo stavano aspettando fuori dai cancelli. Il suo nome è Mauro Fleo, 50 anni, triestino. Nel vano di carico del furgone che stava guidando aveva messo due taniche da 20 litri nascoste tra gli altri oggetti. Degli altri indagati sono state fornite solo le iniziali. L'indagine è nata da una denuncia presentata poche settimane fa alla squadra mobile da parte della direzione della Jindal. Questo alla Sertubi. Vediamo che cos'altro racconta il piccolo di oggi. Guardi Scocimaro, le faccio vedere l'apertura. Ha visto e sentito quel che ha fatto Matteo Renzi. Cede al Colle, resta a tempo, lascia solo dopo il via libera la manovra. In Friuli Venezia Giulia, Serracchiani sotto assedio, chiaramente. Sì. Che è quanto diceva anche lei l'altra sera nella lunga diretta di Ring. Sì, anche perché Renzi, nonostante la sconfitta, nelle regioni dove ha governato ha fatto un risultato positivo, perché sì, ha vinto in Toscana, che non è solo la sua terra d'origine, ma anche dove ha fatto il sindaco e il presidente della provincia, quindi è stato conosciuto. Evidentemente i toscani hanno sentito di dare una risposta positiva alle sue proposte, cosa che invece il numero due del PD, il braccio destro di Renzi, la Deborah Serracchiani, la nostra regione ha fatto un flop clamoroso, posto che governa con per grazia ricevuta, che la destra e il centrodestra sono divisi e quindi non sarebbe riuscita a prevalere nelle precedenti elezioni, ma tant'è, la democrazia è questa, è bella e va accettata, e quindi oggi governa un centrosinistra che teoricamente potrebbe essere minoritario. E in più, in questo contesto elettivo referendario, di elezioni referendarie, abbiamo il risultato pessimo nella regione dove governa la Serracchiani. Persino della sua maggioranza è uscito la lamentela, che comunque è quello che noi dicevamo in maniera fra il serio e il faccetto quando venivamo qui a Tele4, a dire che per trovare la Serracchiani non bisogna andare in Piazza Unità dove ha gli uffici, ma bisogna fare zapping sulle varie TV nazionali. Quindi, secondo lei, si deve dimettere? Cioè, quella che è la richiesta arrivata da alcuni, cosa c'entra con la presidenza della regione? Deve dimettersi? Allora, questa tornata referendaria è ovviamente al di là dei contenuti, per cui molti e la maggior parte avranno anche capito che era una riforma farlocca, come diciamo a Trieste, pezzo il taccon del buso, ecco, giusto per rendere in termini molto semplici quello che era il tipo di riforma. Ci si aspettava una riforma molto, e noi vorremmo, molto più potente. Una su tutti, il sindaco d'Italia, è semplice, vieni eletto, vuoi eliminare una Camera, la chiudi, non fai un Senato che comunque non viene chiuso, un po' come abbiamo fatto come hanno fatto nella nostra regione, grande pubblicità per chiudere le quattro province,
E poi abbiamo 18 mini province che si chiamano UTI, con 18 direttori generali a 150.000 euro l'uno. Quindi abbiamo una pubblicità di facciata che non corrisponde poi nella pratica a uno snellimento della burocrazia, uno snellimento delle istituzioni, uno snellimento della spesa pubblica. La gente l'ha capito, perché al di là della presentazione sempre fatta anche bene da Renzi, però poi alla fine, gratta gratta, non hai... Nella sostanza non hai la possibilità di le faccio vedere che cosa dice il ministro Alfano. Lo citavamo poco fa, però sta nella ricostruzione dei fatti da adesso in poi. Alfano: la legislatura è al capolinea, andiamo alle urne a febbraio 2017. Se dovessi puntare una fiche, un euro, direi che noi andiamo a votare non in primavera ma in inverno. A febbraio 2017 mi vado convincendo che fare un governo dopo questo governo è molto difficile. Sono convinto che questa legislatura volga al termine. Così il ministro dell'Interno Giuliano Alfano ieri a Porta a Porta. Quanto alla legge elettorale, Alfano ha detto: ci sono il consultellum al Senato e l'italicum alla Camera, e se il Presidente della Repubblica lo riterrà, io credo ci siano le condizioni per andare a votare così. E questo sarebbe lo scenario, secondo Angelino Alfano, l'idea che piace a Matteo Renzi, subito al voto in questo paese. Al Movimento 5 Stelle va bene l'Italicum, ricordiamoci. Certo, quindi al Movimento 5 Stelle va bene l'Italicum, allora porta questo paese subito al voto, perché dice quello che raccontavamo l'altra sera, guardate che io ho quel 40%, esatto. E quindi lo fa pesare, certo. E torna al 40% delle europee, lo ricorderete. Adesso sentiamo l'opinione di Scocimarro, che c'è al telefono, pronto? Ciao, complimenti alla trasmissione, complimenti a Scocimarro, vedo che è molto felice del risultato. Grazie. Voglio chiedere, adesso che con che tutte quelle promesse di milioni dovranno arrivare a Trieste, sono congelati o arriveranno? Questo è il problema. Si immagini Brugnaro. Di 50, 27, tanti milioni, e poi quello del porto. Speriamo che quello del Presidente Agostino sia stato confermato anche per iscritto, non solo a voce, che adesso non perdiamo anche quello, e che era tutto quanto una bella campagna pubblicitaria, tutte quelle riforme riapprovate in pochi giorni, contratti dei dipendenti pubblici, tutto provato in 15 giorni, quella roba ferma da 7 anni. Io la ringrazio, complimenti per la trasmissione, complimenti anche a lei per il suo programma di Rin che sta spopolando. Grazie di cuore, grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora, eccolo qua, quello che citava il nostro telespettatore da casa, infatti, sono le partite aperte tra Renzi e Trieste che dicevamo, leggevamo prima, insomma, ma anche sul decreto attuativo che ha firmato il ministro e che è nelle mani del presidente dell'autorità di sistema, autorità portuale, ecco, ricordiamo come si chiamava sino a poche settimane fa, dovrebbe valere, così ci aveva detto D'Agostino e così noi auspichiamo. Ecco, quello che è importante adesso vedere se ancora nella legge di stabilità c'è quel milione che dicevamo per il Porto Vecchio di Trieste e resterà. Altro aspetto che prima non abbiamo letto, per esempio la terza corsia, vediamo di leggere dal Piccolo di oggi, sempre con Del Rio. Serracchiani si era vista a fine novembre alla posa della prima pietra del terzo lotto della terza corsia, cantiere da 500 milioni che verrà finanziato anche con i 150 milioni disposti dal governo attraverso Cassa Depositi e Prestiti, un coinvolgimento, quello di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, di cui il ministro è stato protagonista. Il tratto al il Visopoli Gonars non è un cantiere qualsiasi, ha dichiarato proprio Del Rio, ma il senso di un'opera che si farà e si farà tutta, e chissà se l'intenzione resterà la stessa con un governo diverso. Andrà tra l'altro prorogato il commissariamento della A4. Poi ferrovie e nodo beni culturali, poi leggeremo anche questo. Allora, prima di un'altra telefonata, sì, beh, questo è lo scenario politico intanto. Sì, ma questi soldi sì, potrebbero essere modificati da finanziari, anche perché le battute si sprecano sul fatto che tutte queste, fra virgolette, permettetemi il termine, marchette elettorali, ben inteso, lo fanno un po' tutti, e quindi non è che bisogna dare la croce a qualcuno. I soldi per il territorio, diciamo. I soldi per il territorio prima delle elezioni si fanno, e non è uno scandalo, e bisogna verificare che nella finanziaria ci siano avanti. Parliamo comunque di cifre importanti per le infrastrutture e la terza corsia, che sono indispensabili insieme alle ferrovie. Io sono per l'alta velocità e l'alta capacità
perché un porto importante come Trieste non può non avere un retroporto di infrastrutture di questo livello. Il milioncino che ci viene dato, il CIP per il Porto Vecchio, è un niente, perché poi è auspicabile che a monte ci siano altri finanziamenti pubblici, ma soprattutto le istituzioni devono mettere a disposizione degli imprenditori il fatto che possano progettare, costruire, e non in tempi lunghi come nel business plan fatto dalla Ernst & Young, che parla di 15-20 anni, ma molto prima è possibile. Se troviamo gli imprenditori giusti, noi vediamo che a Dubai, dove c'è un'istituzione poco democratica ma molto snella, che ti autorizza, tu passi da un anno all'altro e trovi delle cose incredibili che vengono costruite. Non sarà possibile fare la stessa cosa, anche perché abbiamo normative diverse, specie per quanto riguarda i lavoratori, che lì sono quasi degli schiavi, ma per quanto diciamo che tra i 20 anni e un anno che si costruisce a Dubai, c'è anche una via di mezzo, e quindi è sperabile che i nostri figli adolescenti possano da adulti vedere una cosa realizzata e poterne usufruire dal punto di vista anche economico. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno a lei, buongiorno Fabio, sono Rossana, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, volevo chiedere gentilmente se ci sono novità su sto disastro dell'autobus 12 per la domenica, perché veramente siamo disperati, senza possibilità di muoverci da casa praticamente tutto il giorno. Volevo chiedere gentilmente se c'erano novità. Ok, grazie Rossana, buona giornata. Grazie, ciao Fabio, buongiorno. Che succede, bus 12? No, la Rossana, che abita in una zona periferica, lamenta giustamente che l'autobus 12 ha una cadenza domenicale molto, molto limitata. E è stato fatto, quest'anno è stato interessato il direttore, il suo delegato della Trieste Trasporti. Noi in questo momento la Trieste Trasporti ha una problematica legata alla gara regionale. Quando arriveranno questi soldi, bisogna fare anche più chilometri, no? Nell'esercizio bravissimo. Di Trieste Trasporti, esatto. Vanno aggiunte tratte, quindi bisogna attendere quel momento. Ma cosa significa, però, quanto tempo? Significa che intanto si potrebbe anche da subito fare qualche piccola modifica, e quindi si spera che questo venga fatta. Quindi nel caso specifico di una linea si può anche intervenire, questo sì. E però è tutto un sistema di della coperta più lunga e più corta. Detto questo, se non ci saranno grandi ritardi nell'aggiudicazione, perché la gara è vinta, appunto, esatto. Però come sai, ci sono chi arriva secondo, fa opposizione, il TAR emette una sentenza, finché quella sentenza non è fatta la gara non entra in vigore. Quindi l'aumento del chilometraggio previsto della gara regionale non entrerà in vigore finché non ci sarà questo tipo di sentenza. Detto questo, non è che c'è una rigidità totale, quindi per questo motivo avevo scambiato delle mail con la Rossana e ho interessato a livello pratico, cioè dirigenti. Quando si farà il ristudio delle linee con aggiunta di alcuni... Adesso lo stanno facendo proprio in virtù di questa nuova gara regionale, che purtroppo sarà leggermente penalizzante, come avevamo già detto, perché avendo un concorrente temibile come le Ferrovie dello Stato / Bus Italia, per vincere la gara si è dovuto fare un po' le nozze con i fichi secchi, e quindi non c'era tutta questa abbondanza di risorse. Detto questo, stiamo parlando di una delle aziende leader in Italia e, permettetemi, anche in Europa, quindi... un'eccellenza del nostro paese, insomma, gli altri perdono una partecipata, così come Trieste Trasporti, questo l'abbiamo detto più volte, insomma. E quindi si riuscirà, non dico a contentare tutti, ma a scontentare meno gente possibile. Allora, una valanga rossa da Muggia a Tarvisio, la stragrande maggioranza dei comuni del Friuli Venezia Giulia ha bocciato la riforma, record di contrari a Erto e Casso, guardate. Arta Terme com'è andata? Aspetta che ti chiedo. Adesso guarda, ha votato il no. 32% il sì, 67% il no. Sempre che te lo chiedo, perché ad Arta Terme va sempre a cavallo della Serra Chiara. Ah, è vero, conoscono molto bene. Votato ancora meno degli altri. Vabbè, cioè, laddove uno viene conosciuto bene, ha il minimo storico. Non voglio fare la mala lingua, ma tant'è, questa è una statistica. Vabbè, evidentemente va a cavallo molto veloce, non la vedono, insomma, non va neanche tanto veloce. Vabbè, adesso, non va
voglio sapere. Non è, che, non è un gossip, è la verità. E quindi se dove frequenta... Insomma, quindi... Scolcimaro non ci risponde, si va al voto adesso tra un po'. Adesso faccio sentire un'altra telefonata, voglio capire il suo commento, che cosa ci dice, se siete pronti. Telefonata, pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Volevo porre una domanda al signor Fabio Scolcimaro, che ci conosciamo ancora quando era presidente della provincia, eccetera. Ciao. Gli volevo dire che nonostante i nostri grandi deputati che abbiamo a Trieste, eccetera, eccetera, e non vado per le lunghe perché la storia è triste e dolorosa. Io sono un comandante in pensione e continuo a lottare ancora per i marittimi. Abbiamo in discussione alla Camera in questo momento, sotto la direzione dell'onorevole Damiano, la categoria degli usuranti. Sì. Allora, lei che è stata sempre una persona intelligente, mi dica... Se è poi impossibile che non venga messo il marittimo nella categoria degli usurati, a chi ci dobbiamo mettere? Chi ci sta davanti alle caldaie in macchina? Il fuochista, i lavori che fanno, sono lavori disagiati. Lasciamo perdere, abbiamo fatto tante storie dal 2009 che abbiamo iniziato col più importante deputato attualmente, che già Trieste, interrogazione al governo sia per i benefici dell'amianto, perché noi avevamo le navi piene d'amianto. Sappe che io ho 84 anni e nei 52 già navigavo, per cui vede un po' quanto amianto ho mangiato in 24 ore su 24, e allora sulle navi non ci stava 4 mesi come ora, ma anche 14, anche 18 mesi, dipende com'era. Ora io dico, perché Trieste, che è una città ma prettamente marinara, non si vuole muovere, non si scuote dalla poltrona questo signore deputato di grande valore, che va per la maggiore in questo momento, l'ho visto ieri sera anche per televisione, la signora ma Pesta. Lei parla di Ettore Rosato, giusto? Ecco, bravo, io okay, non volevo fare bene. Il nome. Vabbè, immaginate, se no non la capiscono. Va bene, c'è chiaro, mi perdoni, ma dobbiamo dare spazio. Aspetti, non mi faccia finire. La prego, 5 secondi, Secondo, vabbè, io lo vengo a trovare su via Bisenghi, tanto c'ho tempo. Io le dico soltanto una cosa. Quel signore ha incominciato l'interrogazione al governo il 9 marzo del 2009. C'era Berlusconi. Ora è inutile che scende dai scalini del Parlamento con la pancia in fuori. Dove sta la difesa di Trieste? Dove sta? È chiaro, grazie, la devo salutare. Mi perdoni, ma la devo salutare, abbiamo capito bene il tema. Comunque in forma per aver avuto un lavoro usurante, perché 84 anni, complimenti. Una grandissima carica. Grande forza, grande carica. No, il tema dei lavori usuranti è un problema nazionale. Certo, sì, ce ne sono a bizzeffe. Questo sì, mi pare strano però che questo, apprendo adesso che la categoria dei marittimi non sia inserita nei lavori usuranti, perché effettivamente non è un lavoro semplice. E certamente adesso i deputati citati non è che avranno tutto questo tempo di fare interrogazioni, anche perché il governo auspicabilmente è in dimissionario, quindi addirittura si parla di questo weekend che debba ufficializzare le dimissioni annunciate, e mi auspico che sia così, perché è stato comunque un gesto di dignità il fatto di prendere atto che questo referendum voluto alla fine non tanto sui contenuti quanto sulla persona, e poi alla fine debba prendersi responsabilità. Speriamo che non venga un pataracchio all'italiana come sempre, perché sento dire dei nomi che piacciono all'Europa e la cosa mi fa inorridire pensare che il ministro Padoan faccia fare lui il presidente del Consiglio perché piace all'Europa. Questo è un problema. Quando la Merkel... Andare al voto subito è ipotizzabile o no? È realizzabile? Ma perché no? C'è il problema della legge del Senato. Con questo sistema elettorale certamente ci saranno delle forze favorite. Vi ho parlato prima dei grillini, 5 Stelle. 5 Stelle.
anche perché, però, volendo essere i più democratici possibile, è più corretto, come è sempre stato fatto negli ultimi 20 anni, favorire le coalizioni piuttosto che il singolo partito. Cioè dare un premio di maggioranza alla coalizione e non al singolo partito. No, non capisco, ma capisco perché c'è una logica. Perché usciva dal 40% dell'Europa. No, dico anche... quando si studiò l'Italicum. Ovvio, però io dico una cosa molto, molto banale. Esiste un'elezione che funziona benissimo, è quella del sindaco, presidente delle province in tutta Italia, non nella nostra regione, e del Presidente della Regione. C'è una legge semplicissima, tu eleggi un Premier, oggi in Italia il Premier non c'è, c'è un Presidente del Consiglio con dei poteri limitatissimi, tu eleggi una persona che governa per 5 anni e si porta dietro la maggioranza. Non ti sta bene? Decade tutta la maggioranza, vanno tutti a casa, però quella persona è legittimata dal voto. L'atteggiamento, e do una piccola giustificazione a Renzi, un po', anzi non un po', arrogante del nostro Presidente del Consiglio, e forse, anzi senza il forse, figlia del fatto che lui ha fatto il sindaco e il Presidente della provincia, legittimato. Quindi lui ha trasferito a Palazzo Chigi l'esperienza di quando era sindaco, laddove tu comandi e hai un controllo, ma alla fine se fai male te ne vai a casa con tutti. Nel nostro Parlamento questo non è previsto e quindi probabilmente, ripeto, una piccola giustificazione psicologica sta in questo fatto. Lui era convinto di fare il sindaco d'Italia, ma la legge per il sindaco d'Italia non c'è. Sarebbe bello poterla fare. A quel punto i partiti conterebbero molto meno e molto più il leader. E forse per questo è il motivo per cui non viene fatta. Telefonata, pronto? Pronto? C'erano telefonate in attesa, ho visto. Vediamo se riusciamo a... Parecchie cose. Beh, le chiedo allora, di essere veloce però. Sì. Cioè, intanto ci siamo tolti il pagliostro dalle scatole. Non ancora. Perché... non ancora. Ecco. Aspettiamo l'ufficialità. Cagliostro, figlio di Cagliostro, sì, perché lui, guardi, le bugie e incantava anche i serpenti. Comunque il lavoro ce l'ha assicurato, perché adesso entra di nuovo Vanamarchi alla televisione e sono adatti, guardi, per vendere pentole coi buchi, insomma, ma adesso questo lasciamo perdere. Allora, vorrei dire due cose. Io pure ero profuga e quando andavo da Muggia a Trieste a lavorare dovevo pagare il biglietto. Come mai questi qua non paga nessuno niente e paghiamo noi? Una. Oh, la seconda, tutti questi negri che sono davanti ai supermercati, c'è uno in via Molina Vento che è prepotente, vuole 5 euro per portare a una vecchietta la borsa a casa. Ecco, io vorrei qualche provvedimento, perché non è giusto che lui dice o mi dai 5 euro o te la porti sola. Insomma, non so. Poi a San Giacomo sono tutti quei mendicanti che erano in città, alcuni sono già a San Giacomo. Boh, tutto questo. E vi ringrazio. Grazie sì. Signora, buongiorno. Chiarissimo. Buongiorno. Buona giornata. Quindi Cagliostro, come dicevo, non ce lo siamo ancora levato di torno, adesso come utilizzava l'espressione, esatto. Anche perché appunto abbiamo detto che le dimissioni sono congelate prima l'approvazione della legge di stabilità, poi questione migranti ho visto. Beh, allora, quello che ha fastidio a molti è il fatto molti hanno anche l'abbonamento, molti, diciamolo fuori dai denti, lo vendono. E quindi i controlli ci sono, ci saranno ancora in maniera maggiore. E come abbiamo già detto proprio in anteprima da Tele4 qualche mese fa, questo mese di dicembre sono iniziate il montaggio delle telecamere in tutti gli autobus della città, quindi avremo anche comunque, anche a livello sicurezza, avremo le telecamere, ovviamente per la privacy. Si potrà vedere questo tipo di immagini solo a richiesta, a denuncia, non è che ci sarà il Grande Fratello che vedrà tutti quanti cosa fanno negli autobus. No, questo no, però sappiate che ci sarà un controllo nel caso ci siano delle richieste delle autorità competenti. E il wifi a tempo, giusto? Sì, poi c'è anche il wifi a tempo, quello è un servizio in più che però... per rispondere alla domanda della signora, quindi ci saranno controlli maggiori, già ce ne sono, certo dà fastidio spesso l'arroganza, come è successo nel caso di quei ragazzi ignoranti
che in questo caso erano profughi o clandestini che siano, che non si sono fatti da parte con entrata la carrozzina dell'invalido o del disabile sull'autobus. Quelli sono episodi allucinanti che non possono, hanno avuto anche fortuna che non ci fosse a bordo qualcuno magari un po' più deciso che li abbia spostati più o meno gentilmente. Certo. Spesso avviene perché i triestini hanno comunque, nonostante tutto si possa dire, però c'è un certo senso civico ancora elevato. Detto questo, e questo anzi, c'è la nuova legge, la nuova delibera comunali che prevedono che certi tipi di carità non debbano essere fatte. Allora, la carità, la Chiesa stessa qualche volta è anche in leggero disaccordo con questo, però non confondiamo quella che è la carità cristiana, che è giusto fare, ognuno di noi può tranquillamente fare, con quello che è il fatto di eliminare il racket dei mendicanti. È un vero e proprio racket, specialmente quelli che sono o che fanno finta di essere disabili e poi trotterellano meglio di me, e anche tutto insieme di questuanti, come diceva la signora fuori dal supermercato, soprattutto nei confronti delle persone più cosiddette deboli, le signore anziane, ma anche difatti a me capita raramente che vengano a infastidirmi, perché insomma dal mio 1,85 insomma non è vengo, no? Atletico e portiere di successo, quindi ex, a calcio ex. No, a me succede poco questo, però sento tanti, vedo che mi deviano e vanno possibilmente nei confronti di una signora, se anziana, bisogna far applicare il regolamento, lo dici. Ecco, questo è un fatto che non deve sussistere, cioè il fatto della, ripeto, la carità cristiana è una cosa, e il fatto che non ci debba essere un'organizzazione di questuanti, di gente che importuna, è un'altra, quella va combattuta. Vediamo, ragazzi, avete fatto passare la telefonata, perché non vorrei che attendesse troppi minuti al telefono, in regia. Se riusciamo a sentirla subito, flash, e poi mandiamo la pubblicità. Pronto? Subito. Ecco, bravo signora, prego. Buongiorno, sono Anna. Buongiorno. Allora, volevo dirle, signor Scocimarro, che il signore che ha telefonato prima per la marineria, sì, ha saltato un piccolo paragrafo. Io sono figlia di un marinaio che purtroppo non c'è più. E mio padre non stava nelle caldaie, mio padre stava con lo stomaco sul fuoco e sulle pentole bollenti. E l'ha passata brutta anche lui. E si è dimenticato di dire che quando i marittimi vanno in pensione, la capitaneria di porto considera tutti i mesi a 30 giorni. Quindi vuol dire che quei poveri disgraziati che per 40 anni hanno navigato, gli levano quanti giorni in un anno? Pensate un po'. E quando si è su una nave non si hanno riposi, non c'è né Natale né Capodanno. E quindi, anzi... si lavora il doppio e non ci sono assolutamente emolumenti tipo, non so, straordinario o cose del genere. Quindi io questa telefonata la dovevo a mio padre, per far capire quale, certo, razza di categoria, certo, hanno trascurato i sindacati che facevano fare sciopero alle navi del Lloyd e hanno distrutto il Lloyd solo per conquistare la carta igienica. Grazie, buongiorno. Grazie signora, buona giornata. Dopo la pubblicità, sì, torniamo anche su questo. Grazie, a tra pochissimo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, dunque 040 31 39 93. Mi dicono che ci sono già alcune telefonate in attesa, quindi ne sentiamo subito un'altra, poi ancora i commenti da parte di Fabio Scocimarro, che è con noi questa mattina. Pronto? Pronto? Noi sentiamo una presenza. Pronto, pronto, parli, perché sennò passiamo un'altra telefonata, via, grazie. Voi siete pronti o no? Perché se appunto, come Alfano dice, si va al voto a febbraio addirittura, sì, pensate, voi chiederete Fratelli come già d'Italia, sì, le primarie. Beh, Fratelli però... d'Italia ha nello statuto il fatto delle primarie ed è una cosa abbastanza scontata, se non ti metti d'accordo da subito su un candidato Premier, come abbiamo fatto nel caso del sindaco di Trieste, io ho sempre detto, la cosa più ovvia è ricorrere alle primarie, la cosa molto semplice. Noi abbiamo a livello nazionale un candidato bello pronto e anche autorevole, che è la nostra presidente Giorgia Meloni,
Quindi ce la giocheremo, certo, uno dirà, non avete... Se non c'è il tempo di fare le primarie? Se non c'è il tempo di fare le primarie sarà un bel problema, perché poi bisogna capire quale sarà il leader, perché non vedo nessuno che possa avere l'autorevolezza di svettare su tutti gli altri, su tutti quanti ottimi leader, ma non vedo il Berlusconi di una volta, limiti d'età e quant'altro, non possono secondo me permettergli più di e comunque secondo me non sarebbe neanche più vincente. Telefonata, pronto? Buongiorno, prego. Allora, ecco, buongiorno. Io volevo segnalare, chi parla? Lei, signora. A noi risulta lei. Però abbassi il volume del televisore. Sento al telefono un'altra persona che sta parlando, per questo. Allora, volevo segnalare in Viale Miramare, all'altezza di dottor Scocimarro, tra Viale Miramare e Via Bonafata, c'è una transenna dal mese di aprile, dove c'è il marciapiede sconnesso e una signora è caduta in aprile. Adesso noi dobbiamo andare, perché poi l'abbiamo soccorsa, dobbiamo andarla a testimoniare per l'assicurazione e cose varie. La transenna è stata messa dal mese di aprile con la scritta attenzione, non è stato effettuato nessun lavoro. Oltretutto io purtroppo sono invalida, abito lì, sono su una sedia a rotelle e il marciapiede è talmente sconnesso che si fa una fatica, mio marito fa una fatica immane per potermi spingere, per poter andare a casa. Signora, non ho solo capito però che altezza, quindi c'è Viale Miramare? Allora, sì, lo sa, signor Scocimarro, tra Viale Miramare e Via Bonafata, sull'angolo, okay, dove c'è la Casa Rossa, lì sull'angolo, c'è ancora la transenna dal mese di aprile. Va bene, grazie signora, buongiorno. Ecco, speriamo che il signor Scocimarro prenda problema. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie signora. Beh, faccio il fattorino della prendo nota. Per finita la trasmissione, i suoi consiglieri. O durante la pubblicità mando un messaggio alla Elisa Lodi, che è l'assessore di riferimento di Fratelli d'Italia in questa giunta, che casualmente è anche assessore ai lavori pubblici, e quindi praticamente chiuso il giro. Chiuso il cerchio, Via Bonafata è già fatta. Elisa Lodi era ospite poche ore fa, insomma qualche giorno fa, qui a Sveglia. Bene, segnato da Fabio Scocimarro, altra telefonata, pronto? Pronto? Eccoci qua, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, sono Marco di San Giusto. Quella Marco. Buongiorno, ciao, Marco, ciao. Complimenti per le trasmissioni. Grande, grazie mille. Dappertutto, cioè, tenere come Gesù. Allora, io volevo intervenire su, fare alcune considerazioni e due domande al suo ospite. Sì. E dunque, noi abbiamo affermato che la lista dei trasporti riceve più di 500.000 euro dalla ICS Caritas e Prefettura per le famose tessere autobus. Vogliamo sapere se questo è vero, primo. Secondo noi il wifi è stato messo, però sarà solo a disposizione delle risorse, perché evidentemente che qualcuno che deve andare a lavorare, deve andare a scuola, praticamente mettersi sul wifi per 4, 5, 7 minuti non è conveniente. Per cui secondo noi, sempre secondo noi, avremo le risorse che se ne andranno su e giù, specialmente nelle ore di punta, magari a farsi qualche giretto al caldo per collegarsi. Il problema comunque praticamente è un altro. Cioè, noi avevamo chiesto più sicurezza sugli autobus. La testa dei trasporti ha detto che farà tramite le telecamere, però le telecamere praticamente non sono un deterrente per certe situazioni. La chiusura è questa: e quando gli immigrati salgono sull'autobus non ci sono controllori, si può girare gratis sugli autobus a Trieste per determinate fasce d'orario. Siamo andati noi diverse volte, i controllori non esistono, quindi quello che dice Scocimarro secondo noi non è vero, non c'è nessun controllo. Il perché diciamo che mettiamo questa polemica
per un altro motivo: se nessuno va a controllare se ci sono le tessere, se gli immigrati hanno le tessere autobus, evidentemente non si ha il controllo se, se queste sono state vendute. Non so se mi spiego. Cioè, bisogna vedere un attimino che ogni immigrato abbia la propria tessera, perché se non hai la tessera l'ha venduta. Questa vuol dire giustizia nei confronti dei cittadini che pagano il biglietto e l'abbonamento. Vi ringrazio, Avarino, buona continuazione. Grazie Marco, buona giornata. Beh, allora, diciamo, non è così tragica la situazione come viene descritta, no? È un po' meglio. Sugli importi dati alla Caritas, la prossima volta le rispondo perché non ho a memoria il bilancio della Trezza Trasporti. Comunque sì, in passato facevano degli acquisti neanche tanto piccoli. Sul fatto che poi si possono vendere o meno gli abbonamenti è una cosa che non si può fare, però è il segreto di Pulcinella. Anche Luccarini lo disse qualche settimana fa, proprio sveglia a Trieste. Lo fece capire, giustissimo, è vero, lo fece capire in una diretta. Io diretto, ho detto, inutile che... Vero. È una cosa che... I controlli ci sono, ma vanno incrementati. E quindi quello che io proporrei, però parliamo di un'azienda che ha centinaia e centinaia di dipendenti, quindi abbiamo anche un confronto corretto e giusto con i sindacati, con un clima anche, almeno nelle riunioni che ho partecipato io, un clima anche propositivo. Ovviamente i sindacati vogliono che si assumano altro personale. Certo. Io da imprenditore ho delle proposte magari alternative oltre all'assunzione del personale, per esempio a mandare a spot dei vigilantes con la fascia della società di Trezza Trasporti. Quello che ha fatto Ferrovie Trenord pochi giorni fa. Noi non abbiamo una situazione così tragica che ci... A Milano. Però voglio dire, certo. Sarebbe a livello anche di immagine un bel deterrente per capire che comunque c'è... È un po' come fece Rudolf Giuliani, che cominciò ad arrestare chi non pagava il biglietto della metropolitana e che non esibiva i documenti contemporaneamente. Li metteva contro i muri, li metteva nelle manette, polizia americana un po' diversa, dipende anche dal sindaco direttamente, a differenza della nostra, e quindi vedere nel metro di New York questa gente con le mani contro i muri, con le manette, perché non pagava il biglietto del bus della metropolitana e non esibiva i documenti. Dal giorno dopo sono schizzati quelli che cominciavano a timbrare per andare in metropolitana. Questo è un esempio che da noi non oso pensare, sarebbe meraviglioso. Lo stiamo ragionando a livello di cronaca, però voglio dire, se mandi dei vigilantes, dei ragazzotti giovani con le limiti, ha un effetto comunque di deterrente, di sicurezza, certamente i ragazzi che dovevano far posto al disabile con la carrozzina si sarebbero spostati. A parte questo, c'è anche un sistema molto più economico che viene fatto. Tutti i pensionati o pensionati ancora giovani delle forze dell'ordine possono avere volontari, gli si dà dei piccoli benefit, compreso ovviamente l'abbonamento, per poter andare con le giacche delle associazioni. Anche questo è una cosa che non fanno il controllo dei biglietti, ovvio, però ripeto, è un deterrente in più quando ti trovi un cinquantenne con una giacca con scritto carabinieri in grande e associazione in piccolo. Certo. Sai, uno ci pensa due volte anche a non pagare il biglietto, anche se non te lo può controllare, capisci? Questa è una cosa che però è un'idea che è un'idea mia personale, non fa parte del piano di Trieste Trasporti. L'unica cosa, adesso sentiamo subito una telefonata, io credo che in questo paese non possiamo, per paure o per timore che un servizio veda l'invasione del migrante, evitare di dare questo servizio ai cittadini. Quindi siccome il wifi c'è dappertutto, esatto, ormai c'è alle fermate degli autobus delle città di tutta Europa, c'è a bordo di qualsiasi mezzo, non possiamo essere schiavi noi di una decisione che rischia di essere danneggiata da quello che è il nostro pensiero su una presunta invasione. Ma allora, c'è un vantaggio, però. Va controllato. Cioè, allora, è questo che bisogna fare. Si deve controllare a bordo quello che succede, allora, eventualmente. Io ho pensato la stessa cosa. Però il wifi è a tempo, l'abbiamo detto più volte. No, cioè, come è stato proposto il wifi, ho detto bellissimo, è la prima cosa che ho detto. La seconda ho detto, poi ci troveremo i viaggiatori tutto il giorno. Sempre a bordo degli auto, non scendono più. E questo non è vero, perché è a tempo e poi soprattutto, oltre al fatto che saranno privilegiati gli abbonati, giustamente,
bisogna registrarsi e quindi tu sei a bordo, non paghi il biglietto ma sei registrato e quindi voglio dire non è una banalità questa, quindi ci sono tanti, tanti controlli in più, quindi coloro che usufruiranno con l'abbonamento, se si potesse fare un incrocio dei dati c'è il rischio che qualcuno resti a fare una corsa in più, questo è vero. Telefonata, pronto? Buongiorno signora Varina, buongiorno signor Scozzimano. Buongiorno. Allora, volevo dire una roba che mi è successa a me nell'autobus. Stavo per salire sull'autobus davanti a me del controllore. In fondo della corriera lunga c'è un 5-6 extracomunitari e il controllore si butta subito su una leccetta che non stava neanche in piedi domandando che biglietto o abbonamento. E che domanda l'abbonamento alla signora anziana che non la stava neanche in pie e se davanti e gli dico mi scusi e i signori non la domanda il biglietto già controllati e non svelo niente perché mi ero drio di lui e siccome che gli ho detto ma come la doveva controllare lì non la controllava nessuno e se la ciappaggia smontata la corriera. Allora, siccome che mi compro 4 abbonamenti al mese e faccio fatica a comprarli, è giusto che paghi anche loro, se no anche noi non cominciamo a pagare. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei deve segnalare questo, non solo a Tele4, ma dire nei particolari, oppure se vuole dirlo dopo, il giorno e l'ora andiamo a fare queste verifiche, perché non è previsto che il controllore salti il controllo di persone che magari sa che li possono creare qualche fastidio, ecco tutto qua, non è plausibile una cosa del genere. Grazie, buona giornata, questo però l'abbiamo visto raccontato poi in molte parti d'Italia, insomma, anche per il rischio, evitare una paura, insomma, di questo genere. E poi deve essere anche tutelato, no? Perché poi alla fine io ho chiamato le forze dell'ordine perché ho visto dei movimenti strani nel parco sopra, la prefettura, la polizia, mi complimento con la questura, sono intervenuti immediatamente con 2 volanti, hanno fatto una serie di controlli e non si sono fermati solo quel giorno, anche il giorno dopo, e ero con mio figlio che è anche molto istruttivo questo, vedere le forze dell'ordine al lavoro, hanno anche arrestato uno spacciatore, la zona è bonificata, complimenti, peccato che quelle persone sono tutte quante a piede libero. Senta, ha visto la risposta di Piazza sul referendum? Che cosa ha detto il sindaco a Deborah Serracchiani, a Renzi? Vediamo se riusciamo a preparare. No, non è sui giornali, l'abbiamo intervistato noi ieri. Quindi vediamo se dalla regia ci mostrano di nuovo quello che è stata la risposta di Roberto Di Piazza alla nostra intervista, per fare un po' il giorno dopo l'analisi di quello che sarà adesso lo scenario. Vediamo, eccolo qua. Beh, sicuramente gli italiani hanno capito chi era Renzi, per cui lo hanno mandato a casa, e questa è una cosa giusta. Questa è la prima battuta a caldo del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza il giorno dopo il trionfo del no al referendum e le dimissioni conseguenti del premier Renzi. Ma cosa cambierà? Come si riverbererà a livello locale il risultato del referendum? Quello che preoccupa è quello che ha lasciato Renzi, cioè non c'è una legge di stabilità, il debito pubblico alle stelle, l'economia a terra. Difatti io ho detto anni fa che lui sarebbe caduto sul conto economico ed è caduto sul conto economico. Una situazione politica che peraltro, sottolinea il sindaco di Piazza, si aggancia a quello che è successo in Friuli Venezia Giulia nel recente passato. Romoli era solo 6 mesi fa, oggi Onsel è solo, tanto per dirvi come cambia in 6 mesi la politica, solo nel senso che dicevo che era l'unico sindaco di Romoli, era l'unico sindaco di centrodestra, oggi è Onsel l'unico sindaco di centrosinistra solo. E infine un commento alle parole dell'ex sindaco di Trieste Cosolini, che ieri sera in diretta a Ring ha rilevato come sia ormai necessario che la Serracchiani prenda una decisione per il futuro, ovvero di ricandidarsi in regione o meno. Sì, ma perché noi dobbiamo entrare nel merito di quello che farà la Serracchiani? La Serracchiani valuterà quella che la situazione sicuramente in questo momento non ha un grande consenso, questa è una realtà, ma quello che farà la Serracchiani lo deciderà lei, non sarà sicuramente Cosolini a influire sulle decisioni della Presidente Serracchiani. Bene, così Roberto Di Piazza che dice? Beh, ma io mi preoccupo, lui non lo può dire perché è amico di Brugnaro. Esatto. E lo dico io allora. Sindaco di Venezia aveva firmato 457 milioni di euro per Venezia nell'arco di 3 anni. Insomma, quello sarebbe meno. Il più è che viene fatto, che hanno promesso l'offshore a largo, che è un eco mostro inutile,
e che soprattutto danneggerebbe Trieste, cioè far arrivare le navi container a largo di Venezia per poi farle andare su delle barche più piccole, che se non sbaglio si chiamano Fidel, e vanno a riva con una struttura che costa una baracca di soldi, e mi fermo qua a commentare su come vengono spesi questi soldi, per poi avere a poche miglia di distanza un porto con dei fondali eccezionali come il nostro, e che dalla storia è stato certificato che è il miglior terminale dell'Adriatico. Quindi è una follia che non può che danneggiare la nostra economia. Vorrei che anche qualcun altro si accodasse a questa considerazione, perché è perfettamente inutile, specialmente in un momento di crisi come questa, andare a buttare via baracche di soldi, poi una struttura in più di una città stupenda come Venezia, che ha bisogno di tutto a meno che gli arrivino i container. Che porterebbe via traffico ovviamente a Trieste, sì, fondamentale. Ma che incrementino il turismo, che abbiamo la città più bella del mondo nel suo genere, non ce n'è un'altra nel mondo come Venezia. Fuori classifica. Cioè, non esiste. Cioè, E quindi come andiamo a portare i container a Venezia, ragazzi? Telefonata, pronto? Pronto, prego. Sono io? Certo, signora, buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo chiedere, non è che mi intenda di politica, però abbiamo votato no e abbiamo stravinto, giusto? Allora, adesso resta ancora, però chi ha letto Mattarella? L'ha letto Renzi. Non faranno mica i furbetti adesso, perché non sarebbe giusto neanche, perché se è stato eletto doveva andare a casa e basta. Ma io non so, non intendo di politica come che funziona, ma per me che sono ignorante è così. E poi un'altra cosa farà adesso Renzi senza il suo aereo privato, che non può andare da qua e da là? Perché per me Renzi è molto furbo e Panarella gli tiene la mano. Ecco, questo volevo sapere io. Scusatemi, ma ignorante sono, non intendo di politica, però vorrei sapere un poco, è giusto? Grazie tanto e buona giornata. Grazie a lei, signora, buona giornata. Diciamo che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica viene eletto dalle Camere, Comune, però diciamo che si dice, senza si dice, che è stato eletto Renzi ha scelto Mattarella, quindi è ovvio che il Presidente della Repubblica, per quanto sia questa alta figura istituzionale, per quanto ci sia la moralità, piacere a tenere Renzi al comando, le dice. La moralità non si discute, la persona neppure, ma insomma, se un'espressione di Renzi, difficilmente andrà contro il desiderato di Renzi. Quindi ci auguriamo che non sia una sceneggiata. Io penso che non sia una sceneggiata il fatto che il Presidente del Consiglio abbia dato le dimissioni, e quindi mi auguro che a giorni vengano ufficializzate nella sede prevista, che è quella del Quirinale. Ecco. Riguardo all'aereo, posso dire una cosa, però? Ecco, no, l'aereo è una battuta che giustamente molto effetto, e che forse è stata sbagliata la tempistica in un momento così di crisi andare a prendere un aereo di Stato. Certo è che la sesta potenza del mondo economica, il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia che rappresenti l'Italia, non può girare il mondo con le pezze sul sedere, quindi è giusto anche avere che poi un granello di sabbia nel deserto quella spesa, ma a livello immagine certamente non fa bene. Telefonata, pronto? Buongiorno a lei e il suo ospite. Buongiorno, prego. Buongiorno. Volevo fare una proposta alla Trieste Trasporti, dato che adesso si sta imbarcando sui discorsi di internet, eccetera. Perché non si fa fare un'applicazione in modo tale che uno a una qualsiasi fermata col telefonino sa quali bus e in quanto tempo arrivano? Che è una cosa molto semplice da realizzare e sarebbe veramente molto utile. E un'altra cosa, sul discorso del porto, è vero, a Venezia stanno vedendo di accaparrarsi un sacco di risorse, però Trieste non si sta preparando a fare lo stesso discorso, perché abbiamo tutte le aree del porto, area industriale, tutte inquinate, per cui imprenditori e attività lì non si possono fare. Il Porto Vecchio è stato sdemanializzato, per cui adesso il comune dovrà appena fare, se avrà i soldi, le urbanizzazioni, eccetera. Poi c'è tutto il vincolo delle arti, eccetera, per cui è bloccato, quindi c'è Trieste. C'è la ferriera che le blocca un'altra parte, per cui Trieste veramente non può offrire niente.
Cioè, si fa tante chiacchiere, ma la realtà è che non si prepara niente per avere delle offerte. Grazie. No, grazie, buongiorno. Non voglio essere, non siamo pessimisti, non è così. Innanzitutto il Porto Vecchio, mi auguro che non venga utilizzato per i traffici portuali, ma per attività diverse, penso piuttosto ai grandi yacht e tutto quello che ne consegue. Per quanto riguarda invece i traffici nel porto di Trieste, mi dispiace doverla smentire, ma abbiamo degli imprenditori, cioè per non far nomi, Piero Maneschi, che è il... che è venuto da Livorno, quindi che è oggi il terminalista che è in concessione di Molo Settimo, che ha ha il progetto di aumentare la lunghezza del molo, quindi aumentare i traffici, sì, con investimenti molto 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 consistenti. Quindi non è così, centinaia, noi ci milioni. Prepariamo e ci scontriamo di fronte ad altre cose. Per esempio, per dirne una, fuori di dente anche questa, ero con il sindaco di Capodistria e il sindaco di Lubiana a pranzo qualche giorno fa e ho conosciuto il più grande importatore di frutta dell'est Europa, che ha sede a Capodistria e Lubiana, e gli ho detto, ma è la cosa più banale, ma vieni a Trieste. E fa, guarda, io a Trieste non riesco a venire perché quando hanno fatto sciopero a Capodistria ho provato a lavorare a Trieste, ma avete dei lacci burocratici troppo pesanti, mm-hmm, e quando mi arriva la merce e scontrarmi con la vostra dogana, con le vostre leggi, mm-hmm, non riesco. Vengo a Capodistria, che fra l'altro costa anche, mm-hmm, costa anche un po' meno, quindi abbiamo anche le tariffe, perché abbiamo del personale che costa meno nella Slovenia piuttosto che in Italia, e quindi quello è il problema. Quindi non è il fatto che il Trentino non vuole fare, perché noi abbiamo degli imprenditori triestini o livornesi, come nel caso specifico appena citato, che investono comunque. Il problema dogane l'abbiamo affrontato anche l'altra sera, proprio in diretta con Zeno D'Agostino, insomma, perché proprio in tanti ce l'avevano segnalato tra gli investitori, sì, rimasti a Trieste. Faccio nome e cognome, te lo portiamo qua, li telefoniamo. Però è così, è un problema che non riguarda la città o la voglia di fare imprese della città. Telefonata, pronto? Pronto? Prego. Mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, a lei il suo ospite. E io chiedevo questo, no? Non verso i cittadini, ma verso i politici. Si capisce anche qual è lo scopo. 5 euro per gli esuli all'anno per l'abbonamento, no? E dopo parliamo degli immigrati. E la quota, che dell'associazione Esuli, ha detto lui stesso, è difficile giustificare alla città al giorno d'oggi una cosa del genere. Perché questa disparità? Cosa significa? Che il primo anno che non abbiamo avuto gli aumenti del biglietto con la giusta Cosolini, adesso col 2017 ci arriveranno per compensare? Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. No, chiariamo allora le cose, anche perché non devo difendere Cosolini, ma il comune non c'entra con le tariffe degli autobus della regione. Sono tariffe stabilite dalla regione e quindi neppure Trieste Trasporti può incidere in questo. Il benefit concesso agli esuli arriva con gravissimo ritardo, che doveva arrivare 70 anni fa. Oggi, come hanno detto gli esuli, mi associo, è difficile poter giustificare un benefit di questo tipo. E viene deciso dalla regione? Sì, 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 non decide la Trieste Trasporti e neppure il comune, no, assolutamente no. Ok. Allora, altra cosa. Il comune può intervenire a dare un contributo alla Trieste Trasporti se decide di fare la festa di San Giusto, oppure, come è successo quando mi sembra è stato fatto l'autobus gratuito, però deve dare un contributo perché una società per azioni, certo, per l'iniziativa. Quella è l'unica cosa che può fare un comune, ma lo può fare chiunque. Telefonate, no, pubblicità e poi ci vediamo per l'ultima mezz'ora insieme a Fabio Scoccimarro. Alle 9 arriverà Roberto Treu del Partito Democratico, tra poco. Io credo che il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, in vista di quella che oggi si profila come una difficilissima campagna verso il 2018, lo doveva fare anche se vincevamo il referendum, guardi, deve sciogliere immediatamente alcuni nodi. Per esempio? Ovvero il nodo della disponibilità alla ricandidatura dell'attuale Presidente della Regione o viceversa della costruzione di una candidatura alternativa. Certamente noi non possiamo galleggiare per un numero lungo di mesi, no, in una incertezza. Scioglierà questa riserva, secondo lei, Deborah Serracchiani? Io credo che sia un'assunzione di responsabilità quella di sciogliere questa riserva. E come assunzione di responsabilità, dietro questa sua dichiarazione cosa c'è? L'idea che lei possa o debba non ricandidarsi?
No, io credo che lei debba innanzitutto dire quello che ha intenzione di fare. Adesso poi evidentemente in base a quello si prenderanno le decisioni, ma sicuramente non c'è più tempo da attendere. Negli ultimi mesi abbiamo perso tutto quello che potevamo perdere, capoluoghi di provincia e comuni importanti. Oggi bisogna fare scelte precise. Io non chiedo dimissioni perché le dimissioni non si chiedono per punire qualcuno, ma si offrono per dire ai cittadini che abbiamo capito la lezione e vogliamo lavorare con loro per dare una prospettiva per il 2018. Io ho chiesto da tempo alla Presidente Serracchiani di essere chiara. Se lei vorrà andare a Roma è una legittima richiesta e troverà tutti d'accordo. Ma abbiamo bisogno di sapere chi guiderà il centrosinistra nel 2018, dobbiamo saperlo subito, preparare insieme una squadra, un programma e una leadership. Non abbiamo più tempo da perdere. Così anche il senatore Francesco Russo. Dunque torniamo in diretta 040 313993. Volevo farvi vedere appunto quel che si dice ora attorno alla Presidente. Tutti contro Deborah, titola il piccolo, comincia il pezzo nelle pagine regionali e nazionali. Il giorno dopo il trionfo del no, sembra che in Friuli Venezia Giulia il referendum sia stato sulla governatrice piuttosto che sulla Costituzione. Un tiro incrociato nei confronti della Presidente Friuli Venezia Giulia, fuoco nemico e amico. In regione si è votato anche sul governo di Deborah Serracchiani, attacca il senatore Dem Lodovico Sonego. La discussione del PD dovrà prendere atto di un responso duro e chiaro che impone un cambio di indirizzo politico anche nell'azione del governo regionale. È quello che chiede anche Igor Gabrovec, consigliere regionale dell'Unione Slovena. È ora di cambiare l'approccio programmatico. Nel mirino finisce subito il doppio incarico governatrice e vice segretaria nazionale del PD, che Serracchiani ha sempre difeso come valore aggiunto. A questo punto aggiunge Vincenzo Martinez, consigliere regionale udinese del PD, abbiamo bisogno che Serracchiani sia in pianta stabile in Friuli Venezia Giulia. Da Manforte, un altro consigliere regionale del PD, Mauro Travanut, un politico si deve occupare di una situazione alla volta. Adesso siamo arrivati al punto di non ritorno, un out-out che arriva anche dal senatore triestino Francesco Russo, che abbiamo appena sentito a Tele4. Adesso è davvero ora di voltare pagina. Serracchiani deve dirci se sarà lei o no a guidare il centro-sinistra. Dunque, un flash anche su questo di... Sì. Fabio Scocimaro e poi sono tante telefonate. Hanno perfettamente ragione sia la destra che la sinistra in questo caso, perché un Presidente della Regione si deve occupare H24 del proprio territorio. Io ricordo che per relazionarmi con gli allora Presidenti di Regione, Riccardo Illi prima e Tondo poi, era praticamente impossibile perché le loro agende erano impegnate la mattina e la sera. Mi chiedo come si possa essere sempre presenti a Roma e occuparsi dei problemi della pace fra le due Coree piuttosto che andare a vedere i problemi che abbiamo sul nostro territorio. Quindi quella è una cosa che è ingestibile ed è corretto che uno faccia una scelta, ma l'abbiamo detto già, come ribadito all'inizio della trasmissione, cioè per trovare Serracchiani bisogna fare zapping sulle TV nazionali, non la trovi in Piazza Unità, e quindi è un problema che alla fine si riverbera su noi cittadini. Lo stesso fatto detto e ridetto delle province è semplicemente un atto che va contro il territorio. Ha voluto fare la prima della classe a dimostrare al proprio partito e a Matteo Renzi che lei è la prima della classe, che è la prima a eliminare le province. Peccato che siamo l'unica regione d'Italia ad essere senza provincia. Telefonata, pronto? Buongiorno. Parli pure, prego. No, però abbassi il volume della televisione, la prego, sennò andiamo avanti tutto il giorno, eh. Pronto? No, potremmo dire. Prego. Mi scusi perché mi viene un ritorno che non riuscivo a parlare. Vorrei sapere le giornate che... No, signora, la TV, la prego, lo diciamo sempre. Che avete aperto gli uffici per poter venire giù da voi e se c'è un avvocato. Un avvocato Trieste, cosa? Non. Allora, signora, ascolti un attimo. Gli uffici sennò... di chi? Di Fratelli d'Italia? Perché hai problemi con l'INPS. Forse è l'avvocato che proponete voi. Signora, mi ascolti, deve abbassare il volume del televisore, sennò non ci riusciamo a parlare. Non riesco a sentire proprio per telefono, io sono per telefono. No, non ho l'audio nel telefono. Mi sembra strano. Noi sentiamo benissimo. Però. Allora, lei di quale avvocato parla? Quello che no, ha messo io ho sentito altre volte quando è venuto a sentire
signor Cucimaro, anche per lui, che hanno detto che avete un ufficio aperto per il pubblico per le varie problematiche che uno può avere. E mi era sembrato di sentire che avete anche un avvocato. Sì. Sì, ecco, e volevo sapere se era possibile poter venire giù, perché noi ci è pervenuta una carta dall'INPS, dal tribunale più che dall'INPS, ma inerente all'INPS, e volevo sapere appunto se potevo sentire qualcuno poter venire giù a parlare. Eccolo, tutto qua. Bene, allora grazie, ci dà l'opportunità di fare della pubblicità Fratelli d'Italia. Grazie, abbiamo aperto la nuova sede piano strada, quindi come un negozio in via Rismondo, sì. In via Rismondo numero 4. Tutti i pomeriggi trova qualcuno all'interno di questa sede, ci sono fuori gli orari anche per le varie problematiche, di avvocati ce ne sono in abbondanza, dall'assessore Lodi del comune di Trieste, che è nostro iscritto, all'avvocato Giacomelli e ad altri. Adesso io sinceramente tutti gli orari del singolo professionista non lo so, però c'è quello esperto dell'INPS che non deve essere necessariamente un avvocato e che forse qualcuno che lavora in patronato, e quindi noi daremo assistenza a tutti i cittadini di Trieste per quanto riguardano le varie problematiche, siano essi problemi legati all'INPS ma anche semplici cose come ha chiamato la signora in diretta prima per le strade dissestate. Quindi venga tranquillamente. Quindi cos'è? Via Rismondo la sede? Via Rismondo numero 4 e via, all'angolo quasi con la via del Coroneo. Bene, d'accordo, io la ringrazio. Grazie. E mi farò viva, perché preferisco venire da voi che non con il patronato, perché con il patronato ho già avuto a che fare, ma non è che... Beh, no, noi facciamo quello che possiamo, il patronato... insomma, sentire non costa nulla, no? Sono attrezzati i patronati, quindi noi ci mettiamo... Mi scusi. No, a lei, buongiorno signora. No, mi scusi lei. Noi semplicemente ci mettiamo a disposizione della gente, quello che si parlava sempre, lo famoso sportello del cittadino, uno viene lì, non è solo uno sfogatoio, perché poi prendiamo nota e nei limiti di quello che sono i nostri mezzi, e poi diamo, poi governando anche la città, anche... con il nostro assessore, quindi abbiamo, e con i nostri consiglieri, anticipandolo qualche abbiamo mese dei terminali con cui possiamo relazionarci, che non è cosa da poco. Certo, altra telefonata, pronto? In linea? Sì, buongiorno signora. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Io volevo tornare un attimino al discorso eliminazione province, che a seguito di questo referendum ha creato una situazione giuridico-amministrativa sul territorio abbastanza singolare, di lei, certo. Vedendo il Friuli Venezia Giulia come unica regione in Italia dove le province sono state abolite. Certo. Ora, vi risparmio lo sconquasso che è successo a livello di dipendenti, perché comunque sono stati distrutti degli enti che funzionavano, che avevano delle solide competenze, che avevano comunque sempre una risposta da dare alle esigenze del cittadino nell'ambito delle funzioni gestite. Quindi mi chiedo, ora, che cosa si intenderà fare? Certo, allora. Ecco, io vi auguro buona giornata e attendo una risposta in linea, grazie. Buongiorno signora. Buongiorno. La mia opinione l'ho detta più volte, quindi non c'è risparmio, anche perché un dipendente che va in regione, peraltro ha le legittime pretese di essere equiparato a un dipendente regionale, un dipendente della provincia, e quindi con maggiori costi, perché i dipendenti della regione hanno degli emolumenti leggermente superiori. Quindi i costi aumentano e non diminuiscono, quello che abbiamo sempre detto. Avrei eliminato non un ente che è facile da colpire, quali le province, che fra l'altro, se nella provincia di Trieste era in certa parte sovrapponibile sul comune di Trieste, certamente la provincia di Udine, che per andare da Udine a Treviso, di prendere un giorno di ferie, fra andata e ritorno, lì la provincia serve e come, per non dire di Pordenone piuttosto che di Gorizia. Quindi voglio dire, c'è un'utilità e le province andavano rafforzate, non diminuite. Io ho un'opinione ancora più estremista nei confronti della regione. La nostra regione è un anacronismo storico, non è mai esistita se non negli ultimi decenni, andrebbero fatte piuttosto due province autonome, piuttosto che la Venezia Giulia e il Friuli, piuttosto che questo aborto che è stata la regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo una rappresentanza friulana coesa che normalmente penalizza Trieste, ma non è neppure perché è cattiveria, lui non fa l'interesse del proprio territorio, i triestini sono in numero minore, quindi è più difficile che portano istanze del capoluogo regionale nel contesto di Piazza Oberdan. Quindi voglio dire, è un anacronismo storico che andrebbe superato, non è una cosa, è un'utopia, una cosa che si può fare, però ci vuole un certo tipo di volontà.
E adesso vedremo cosa si andrà a fare. Anche con Luca Ciriani, il nostro consigliere regionale Fratelli d'Italia, si stava valutando, perché ci sono delle forze che vogliono nella prossima legislatura regionale riproporre le province. Non devono essere degli enti che, distanti dai cittadini, ma piuttosto andare a sostituire quelle che sono le 18 mini province che diceva lei. Chiamate... Vi faccio vedere le immagini, scusi Scocimaro, di un incidente avvenuto questa mattina a Barcola, quindi attorno alle 7:20 avete visto con le foto di Emanuele Esposito. Una moto? Attraverso, sì, è spero uno scooter. Spero che sia coinvolta la moto, che sia in parcheggio. No, no, è coinvolto anche lo scooter. Adesso leggiamo la cronaca e ci ricolleghiamo con... la sala operativa della polizia locale, eccolo qui, dalla Trieste Prima. Violento schianto questa mattina intorno alle 7:20 lungo Viale Miramare, poco dopo la pineta di Barcola, una Volkswagen Polo grigia condotta da un ragazzo di sui 30 anni in direzione centro città avrebbe perso il controllo per poi prima scontrarsi contro un bottino blu della plastica e poi invadere la corsia opposta tagliando la strada a un Harley Davidson e concludendo la sua corsa contro uno scooter Kimco e altri bidoni che hanno poi danneggiato a loro volta anche una Scenic, quindi in realtà non è stato travolto lo scooter se non in parcheggio. Sì, ma non il conducente. Esatto, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, vedo anche appunto le pattuglie della polizia locale, quindi siamo in collegamento con la sala operativa, mentre vediamo le immagini di questo incidente, torniamo dal maresciallo Jaromella, cosa dice? Sì, buongiorno a lei, telespettatori. Ha già premesso tutto lei per quanto riguarda l'incidente, per quanto riguarda la descrizione. Siamo sul posto con due pattuglie per i lievi e per la necessaria viabilità. L'incidente non ha causato grosse conseguenze alla persona, soltanto molto coreografico, e ha causato comunque dei rallentamenti alla viabilità che al momento però si stanno pian pianino risolvendo. Questo è quanto per quanto riguarda la rotatoria di via Flavia, anche lì non vengono segnalati nessun tipo di disagio particolare. Bene, grazie maresciallo. Altro in città, invece tutto il resto è sotto controllo, diceva. Tutto il resto al momento è assolutamente tranquillo. Va bene, grazie, buon lavoro, buona giornata. Buongiorno maresciallo, questo giusto per quindi, una precisazione. Il motociclista non si è fatto male. Spettacolare, scenografico, come giustamente ci raccontava, ma non ci sono feriti. Infatti, vedendo ha quello si temeva per il motociclista, ma per fortuna... Ha ribaltato i bottini appunto, guarda, li ha spostati tutti, certo da motociclista lei... Da motociclista si sente subito preso in causa. Esatto, difendo subito la categoria. La categoria. Allora, vediamo se abbiamo altre telefonate, se no torniamo a... Pronto? Ecco, buongiorno, prego. Buongiorno a voi. Cari signori, volevo dire, solo segnalare una bella cosa. Sì. Tutti e due immagino che conoscete il litorale di Muggia, no? Sì. E soprattutto... Non so se avete notato l'intervento che sta fatto e tanto sbandierato dalla sindachessa di Muggia. Dunque, la piattaforma che era già preesistente, riservata ai bagnanti, l'anno scorso è stata rimessa a posto che presentava delle crepe madornali, eccetera. Quest'anno invece è fatto un intervento radicale facendo appunto, ripristinando praticamente la stessa piattaforma e... rafforzando diremo, il lato del litorale e facendo ovviamente una pista ciclabile. Questo a scapito però del marciapiede che era preesistente, in modo tale che oggi, cioè domani, questo prossimo estate, i bagnanti che dovrà attraversare la strada, dovrà camminare in mezzo alla strada, un grave rischio e pericolo ovviamente, sia per transito dei veicoli sia delle persone, perché il marciapiede ormai è inesistente. Questo a favore della cosiddetta pista ciclabile. E non volessi essere nei panni di quei poveri disgraziati che dovessi toccare qualcosa, ovviamente, no? Questa è una cosa. E l'altra è la segnalazione che volevo, sempre riferirmi alle battute sarcastiche che ha fatto la signora in proposito, dei bagnanti del Barcola che potrebbero essere buttati se distendi per terra. Sì, con il nuovo regolamento di polizia locale, sì. Sì, quando lei a Muggia ha fatto allontanare quell'artista di strada
violinista capacissimo, bravissimo, che tra l'altro ha anche suonato al funerale del commendatore Rovis, quello che ha fatto allontanare perché ovviamente il loro regolamento no, non lo permette. Tenuto conto che la sbandierà, che ovviamente tutta che c'è una grande tolleranza nei confronti di tutti. Bene, grazie, buona giornata, anche perché insomma, saluti, diciamo, una parte riguarda questa piattaforma, l'intervento insomma tanto discusso, la seconda è quella sul regolamento di Polizia Locale di Trieste, quando abbiamo chiarito in diretta anche con Pierpaolo Roberti che appunto ci si potrà poi stendere anche. Beh, Muggio, ho sentito che sono più tolleranti, mi fa piacere, però alcune cose sono intollerabili, come ha detto la signora, cioè i criminali che portano i disgraziati a mendicare non è tollerabile, e chi va in giro a dar fastidio alla gente non è tollerabile neanche quello. Quindi sono delle cose semplici, si possono fare, a Capodiste viene fatto da anni, si può fare tranquillamente anche a Trieste e a Muggia. Artisti da strada, io sono favorevolissimo, purché siano artisti veri e non spaccatimpani. In quel caso io penso che basta registrarsi e poi è solo bello vedere artisti da strada. Muggia poi sempre nel mio cuore, io, la mia famiglia, non lo sai, è di Muggia da generazioni, e quindi magari fra 4 anni mi candido da sindaco e risolviamo i problemi di Muggia. Ah, dai. Notizia. No, me l'ho buttata qua. Ah, però, ecco. Però è una cosa che ci ho pensato più di una volta. Quindi resta nel suo cuore. E beh, da bambino in Calle Oberna giocavo con i tappini. Chiudere la carriera politica da sindaco di Muggia. Sì, questa la diciamo. Ah, va bene, questa è una notizia. Allora, altra telefonata, pronto, buongiorno. Abbassi il volume della televisione. Pronto? Prego, signora. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, mica ho visto un altro problema con voi. Mi è la seconda settimana che aspetto che venga a cambiare le lampade in strada, via dell'Istria, angolo via Mansanta. Uh-huh. Eccolo. Ok. C'è due lampade proprio bruciate, via Mansanta e in via dell'Istria. Fatto. A parte incompetente, persone che al telefono rispondi, perché mi vado a mandarsi in Pontiana delle luci accese, ma come faccio a salvarmi le luci se le si accese in Pontiana che sta abito in via dell'Istria? La capisci che è un controsenso. Ma insomma, comunque vi ringrazio. Grazie. E buona giornata e buon lavoro. A lei, grazie signora, buongiorno, buongiorno. Presa nota, Tele4 fa anche questo. Vabbè, sportello sempre, del cittadino. Soprattutto grazie. Questo, io ho detto che bisogna avere almeno un assessore al giorno connesso esatto. Sveglia Trieste, quindi si ricordi, c'era la transenna in Viale Miramare e le lampade in via dell'Istria, bisogna dire tutto a Elisa Lodi. Esatto. Mattarella alle prese con i tormenti PD, la preferenza del Premier per Padoan, ovviamente, il leader vorrebbe mantenere un presidio con Lotti nella squadra di Palazzo Chigi e poi soprattutto avere, possiamo dirlo, un Presidente del Consiglio al suo posto un po' più grigio, quindi evidentemente che possa oscurare Matteo Renzi, no? Quindi sarebbe meglio avere Padoan e poi garantirgli la possibilità di avere nuova visibilità. Ho sentito le dichiarazioni della Merkel, no? Fra l'altro anche con sottotitoli, ma capendo un po' di tedesco capivo anche i toni con cui parlava la Premier tedesca. Ed era veramente dispiaciuta e faceva i complimenti a Renzi, il quale recentemente ha un po' abbaiato contro la Germania, però di fatto poi non hanno mai contrastato le politiche della Germania. La Germania è un nostro avversario economico e politico, e quindi quando gli avversari mi fanno i complimenti io mi pongo sempre il problema e mi chiedo dove ho sbagliato, e quindi la stessa cosa dovrebbero porsi anche i capi del governo italiano. La Germania, da quando è entrato in vigore l'euro, non solo come moneta, ma già come cambio alla fine degli anni 90, ha visto invertito il trend nell'economia rispetto all'Italia, che era maggiore l'Italia della Germania, e adesso sappiamo come è andata a finire. Quindi noi abbiamo un, fra virgolette, nemico, un avversario, un competitore, che è forse più corretto chiamarlo così, che è la Germania, e che si vede nelle dichiarazioni di giorno dei politici tedeschi che fanno giustamente gli interessi della Germania, che sono opposti a quelli dell'Italia. Quindi noi non possiamo... Non è un bel segno che si sia spesa. Ma per nulla, parole, e quindi esattamente il contrario di quello dovrebbe essere. Eccolo qua, resterò alla guida del partito, la corsa per le elezioni anticipate, sia anche dal cauto Franceschini, la battuta sulla voglia di andarsene negli USA da parte di Matteo Renzi. Sentiamo la telefonata ancora, pronto? Vuole andare da Trump, vuole andare?
Sai che avremo una a Trieste per le feste natalizie uno dei bracci destri di Donald Trump, sì, Giorgio Guido, noi abbiamo intervistato il marito della Gianna Lanieri qualche settimana fa, infatti il giorno dopo le elezioni abbiamo intervistato proprio la moglie. Telefonata, pronto? Pronto, Lombardi, scusi, Guido Lombardi. Buongiorno, prego signora. Buongiorno, senta, esulo da tutto questo discorso. Ho visto prima quell'incidente a Barcola, volevo solo dire, io ho subito un incidente l'altro mese, il giorno 15, sulla via Flavia, quella che porta verso Muggia. Io non so più in che lingua dirlo e a tutti, mettete delle pattuglie, corrono come pazzi. Dove? Via? Stava per ammazzare una persona che attraversava le strisce pedonali. Mettete dei dissuasori, fate qualcosa perché sono pazzi. Non rispettano più niente quei nostri triestini, corrono come pazzi, è pericoloso. Io non so più che lingua dirlo, io spero che da voi qualcuno vi ascolti, perché io mi sono salvata per miracolo. Vi ringrazio, buona giornata. A lei, buongiorno signora. Allora, poi faccio vedere, l'ottico noi 40%. No, l'ottico, noi il 40%, ma la minoranza Dem vuole la resa dei conti. Domani la direzione, D'Alema turno a Bruxelles. Quindi vedete che ora ripartono da questo 40% che ha preso Renzi. Sì, non è, non, c'è un mix, non è il 60% di voti contro, perché abbiamo dentro anche CGL, Rifondazione Comunista ed altri, non è il 40% al contrario di gente che vota a prescindere Renzi, quindi c'è sempre un mix, ci sono anche coloro che hanno creduto intimamente nel voto del sì e del voto del no rispetto al contenuto del referendum, anche perché la pubblicità ingannevole della scheda era difficilmente da votare no, perché se tu leggevi, se vuoi eliminare l'esito del voto degli italiani, cioè, all'estero, difatti se tu vedi il voto degli italiani all'estero dove non hanno subito la pubblicità e l'informazione dall'Italia, è stato un plebiscito verso il sì. Leggendo la scheda, vuoi eliminare i costi della politica, vuoi eliminare un ramo del Parlamento, vuoi, certamente non si poteva essere contrari. Poi andando a leggere e informarsi su cosa andava a cambiare, e come dicevo prima, in triestino, pezzo tacon del buso, allora a quel punto magari andavi a pensare che la riforma deve essere fatta sì, ma in maniera radicale, non certamente quella all'acqua di rosa che veniva proposta. Quindi voglio dire, va analizzato il voto, certamente non è un 40% per il Partito Democratico, che restando comunque un partito importante, viaggia per quanto mi riguarda per fortuna, faranno su percentuali inferiori. Faranno pesare quello, vediamo, resterò a guidare il partito, Alfano voto a febbraio, come vedete. Queste parole oggi riprese dai quotidiani. Chi può vincere? Alfano può vincere? No. Alfano possiamo vincere? Credo che... Con tutto il rispetto, rispetto per un ministro della Repubblica, la vedo dura che Alfano abbia chance di vittoria. Telefonata, pronto? Buongiorno. Sono Avarino e buongiorno a Scocimarro. Buongiorno. Allora, quello che volevo dire... Io ho saputo ieri che c'era un ospite in trasmissione a Sveglia Trieste che arriverà a Trieste da Vittorio Veneto. Adesso non so se... Cioè, in Porto Vecchio. Ecco, io volevo fare una proposta. Non si potrebbero mettere gli immigrati che sono in attesa di sapere se sono rifugiati politici, metterli là, proprio nella portaerei, dentro, nella nave da guerra, farli stare là. Dopo, una volta che si sa se può stare o no, li mettiamo in un container e li rispettiamo di nuovo a casa sua. Ecco. Come fa Iori per venire qua da noi con il container, noi facciamo il contrario. Si potesse fare questo? Senza che vada in giro per Trieste a far danni, no? Come ad esempio il viale 30 ottobre, il soccorso Drevo la bava dentro il pianerottolo di casa, gli ha detto che vuole far sesso con ella, o come quell'altro giardino in pubblico. Li mettiamo là, chiusi là, e non che fa del male a nessuno. Ne puoi venire quanti che vuoi dopo, però li mettiamo là. Grazie, arrivederci. Chiaro, grazie, buongiorno. Beh, allora, sulla Vittorio Veneto penso che ci siano problemi anche di costi notevoli per portare la nave qui e anche... fare un lavoro di bonifica, costi enormi, non so se il business plan può stare in piedi, sinceramente. Vedrei meglio
un sottomarino che costa molto meno, come ho fatto a Milano, ed era un mio progetto del 2005. Di Toti. Sì, Toti portare, sì, come Toti a Milano, fare un analogo sottomarino, costa meno, è più piccolo, e navi se sono viste tanti, sottomarini meno, quindi può essere anche interessante dal punto di vista turistico. Premesso questo, le battute che fa il telespettatore sono ovviamente, mi auguro anche da parte sua, siano tali. È vero che la situazione, ormai basta guardare qualsiasi programma TV, è intollerabile, e soprattutto intollerabile e ingiustificabile che questi cosiddetti profughi o clandestini siano tutti ragazzotti di 20 anni e lasciano le famiglie nel loro paese, con le esigenze che hanno i ragazzi di 20 anni, in un paese dove il rispetto per la donna è vicino allo zero, e di conseguenza le conseguenze sono queste. Certamente anche in questo caso non abbiamo nel tempo, essendo fine di trasmissione, però delle politiche certamente più importanti e più intransigenti devono essere prese, perché la carità cristiana è una cosa e l'invasione è un'altra. Allora, ci dobbiamo fermare per questa prima parte passata con Fabio Scorcimaro. Vi faccio vedere intanto il Berlusconi sul Corriere della Sera di oggi. Tocca al PD fare un altro esecutivo e telefonata con Salvini per riaprire il dialogo. Lo ha svelato ieri sera lo stesso Matteo Salvini, che era porta a porta ancora in un altro confronto con Angelino Alfano. Quindi è stato abbastanza curioso, divertente, insomma, vederli uno di fronte all'altro. Grazie a Fabio Scocimarro, grazie a te, buona grazie giornata a te. E ora ci rivediamo dopo la pubblicità con Roberto Treu del Partito Democratico. A tra poco. Allora, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Allora vi ricordo come sempre 040 313993 per intervenire in diretta. Buongiorno e ben ritrovato anche Roberto Treu del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Discutevamo poco fa durante la pubblicità intanto dell'esito di questo referendum. Non ricordavo, me ne scuso, che lei fosse per il no in questa tornata elettorale, questa scelta di riforma della Costituzione, e quindi adesso? Beh, adesso credo che intanto abbiamo scadenze diverse, c'è da finire la finanziaria, e come ha detto il Capo dello Stato, questa è una priorità. Niente dimissioni prima della legge di stabilità. Ma questa è spattata poi di pochi giorni, poi c'è da rifare assolutamente la nuova legge elettorale per tornare a votare. Credo che questo sia il segno. In realtà, come dire, c'è stato un errore che poi lo stesso Renzi ha ammesso, di aver personalizzato questo referendum e di aver coinvolto il governo in prima persona su una legge costituzionale che non dovrebbe avvenire. Diceva Carlo Andrei che quando si discute di costituzioni i banchi del governo dovrebbero essere vuoti, perché sono le regole non solo elettorali, ma del convivere insieme in un paese, queste devono avere la più ampia. Quindi fa parte della minoranza del PD, lei, di quella cosiddetta minoranza del PD che trionfava con Speranza, D'Alema l'altra sera? Io non è che trionfavo, cioè, credo che il risultato fosse abbastanza atteso, poi l'entità magari più grande di quella prevista, però bisogna sapere che insomma il 70%. Dei partiti era contro questa riforma elettorale e pertanto ha fatto bene a dimettersi, anche se sì, appunto, no, aspettiamo. Era assolutamente conseguente. Sì. E secondo lei si deve dimettere anche da segretario del PD? Secondo me sì, anche perché in realtà la scelta che ha fatto di mettere il governo e anche per schierare il Partito Democratico in una scelta a referendare sulla Costituzione è stata sbagliata. Del resto Renzi ha fatto perdere le elezioni amministrative in tutta Italia pochi mesi fa. Abbiamo perso il referendum in maniera grave, e poi posso anche dire che probabilmente ci sono alcuni provvedimenti del governo Renzi che andrebbero corretti, come per esempio l'abolizione dell'articolo 18, che andrebbe ritoccato, come andrebbe assolutamente poste delle nuove norme per arginare questa valanga di voucher e cioè di voucher, sì, voucher. Questo sì, insomma, dovrebbero essere Poletti voleva intervenire, però insomma è parecchio duro lei, quindi questo significa essere duri anche con Deborah Serracchiani, però in questa regione no, il numero due del partito. No, io ho elencato le cose, diciamo, che mi pare più negative di Renzi, poi lui ha fatto anche tante assolutamente positive, credo, e che il governo Renzi abbia sicuramente anche delle note
che sottolineerei proprio per il valore, come a finire le ultime del confronto e del tentativo di cambiare questa Europa e il governo di questa Europa rispetto a un governo della moneta, spostarlo su un governo che mette al centro le persone e la tutela delle persone. Ora sentiamo la telefonata, ma le volevo chiedere, quindi il ruolo di Deborah Serracchiani deve restare questo? Qualcuno ha già chiesto le dimissioni anche da Presidente della Regione, non c'entra niente, qui, insomma, credo che proprio non c'entri assolutamente nulla. Oltretutto Deborah Serracchiani, cioè questa è una, come dire, sarebbe stato improprio già le dimissioni del governo se Renzi non avesse caratterizzato questa campagna elettorale rispetto al governo. Cioè, se non fosse diventato referendum su di lui, anche la sconfitta al referendum non doveva portarlo. Teoricamente no, insomma, okay. Questa è un'altra cosa. Era Serracchiani per niente, dice. Ok, no, telefonata, proprio... pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Paolo di San Giorgio di Nogaro, la provincia di Udine. Buongiorno Paolo, prego. Buongiorno a lei e al suo ospite. Vorrei chiedere una roba semplice e un po' stupidina anche, no? Ma perché il governo, la maggior parte, sono sempre meridionali al comando, punto? E chi c'è di meridionale, per esempio? L'Alfano, tutto giù di Roma, Lecce, ma tutti, la maggior parte. Ma è l'unico, mi pare, tra l'altro, Alfano, adesso vado a memoria, però... Mi pare che proprio, a parte che non c'è un problema se le persone brave stanno al sud e si mettono quelle del sud, però questo governo mi pare che abbia una connotazione, anzi, forse troppo sbilanciata, fra virgolette, nel nord. Più centrica, insomma, del Rio, Boschi, zona centro Italia. Sì, ma ce ne sono però, abbastanza pochi. Però guardi che non è che possiamo definire, guardare i governi sulla base della provenienza delle regioni di chi sta al governo. Credo che questi siamo tutti italiani e credo che il rappresentante della Calabria ha lo stesso titolo e lo stesso diritto di essere rappresentante degli italiani del rappresentante della Friuli Venezia Giulia. Sì, mi scusi, rapidamente, no? L'inno nazionale, no? A 90 anni, no? L'inno nazionale a 90 anni. Pensava di più, mi pare. Ma non è ancora stato approvato, è provvisorio, vero? Ma guardi, credo che non sia questo un grande problema. Lo cantiamo tutti e tutti ci identifichiamo in quello come inno nazionale. Poi se è nel... Cioè, credo che non è un problema. Quando vince l'Italia, campionati... Le lauree là ce la comprano. A qua in Friuli i medici sono tutti meridionali, maestri meridionali, i furlani sono dei polentoni. Ma guarda. No. Va bene. Grazie Paolo, buona giornata. Buongiorno. Sono argomentazioni credo poco condivisibili, insomma, nel senso che c'è brava gente dappertutto, come c'è cattiva gente dappertutto. Non è che il fatto che uno sia di una regione o dell'altra cambi queste condizioni, anzi, insomma. Cosa l'ha colpita del piccolo di oggi? Del piccolo di oggi? Ma insomma c'è questa riflessione che mi pare un po'... No, secondo più... me l'ha colpita la cartina, eh? È vero? No, ma la cartina insomma si sa. La rivediamo, è davvero un colpo d'occhio. No, riguardava un po' d'occhio. Il dibattito che c'è nel centrodestra, di più, che mi pare sia ancora un po' la ricerca. Eccola di una... qua. Sua posizione. La cartina di dove ha vinto il sì e dove ha vinto il no, quindi il sì solo in 5 comuni in Friuli, Venezia e Giulia, il no, vedete, tutta una valanga rossa. Vabbè, con insomma, del resto, no. Più o meno ripete quello che è il dato nazionale, insomma, non è che... Il centrodestra cosa? Quindi il centrodestra, il dibattito centrodestra fra, diciamo così, la ricerca di un candidato per le prossime elezioni regionali e per lo stesso su una strategia comune per il governo nazionale, che mi pare sia viceversa, al di là di alcune affermazioni di disponibilità, sia ancora molto lontano, insomma. Ecco. Anche perché si discute di primarie o meno all'interno del centrodestra. E non c'è nemmeno nemmeno accordo su questo, ecco. Mentre almeno su questo sicuramente il centro-sinistra l'accordo sulle primarie c'è ormai consolidato e rimane un elemento. Per esempio Luca Zaia, governatore del Veneto, quindi ieri è arrivato a chiedere immediatamente il voto, quindi anche questo è un dato poi da sottolineare negli schieramenti del centrodestra. Telefonata, pronto? Io sono sempre Marco. Marco, che succede?
No, tranquillo, niente a che fare. Due o tre considerazioni per il dibattito. La prima, indubbiamente non ci sono tanti meridionali, al governo, ma i prefetti al 90% vengono tutti da Firenze in giù. Questo è un dato di fatto e praticamente statistico, cosa da comunque che deve far pensare un po' i nostri concittadini sulla macchina statale. Secondo, la preoccupazione che esprimiamo, che esprimo io, esprimono tutti, l'avete detto anche voi in trasmissione, è che nel momento in cui ci fossero le dimissioni del governo, cosa succederanno ai 50 milioni per il Porto Vecchio, a Miramare, per il famoso riforma Franceschini e Compagnia Bella? A noi ci risulta, lo diciamo un'altra volta, che dei 50 milioni forse vedremo le briciole, staremo a vedere, speriamo, come si suol dire, da testing, de chapar de mona. E terza cosa, vorrei sottolineare una cosa, Navarino, il signor Treu è stato in materia per la sindacalista CGL. Il Jobs Act è stato letteralmente un disastro per i nostri giovani. E come al solito abbiamo mandato un ragazzo e una ragazza in tutte le banche di Trieste, tutti gli istituti bancari, si sono presentati con contratti di Jobs Act, tutte e due, e gli è stato rifiutato il mutuo. Voglio una firma di Ferguson da parte della madre e del padre, perché le banche sanno benissimo che Jobs Act è un contratto a tempo determinato di 2 anni, poi non c'è il reintegro automatico, ma bensì praticamente questo dato è fatto. Chiudo con una cosetta, ci giunge voce dal profondo, da profondo Roma, che potrebbe verificarsi un mega scandalo a livello nazionale. Marino, ciao e buona continuazione. Ciao. Bene, grazie Marco, buona giornata. Che la prima cosa che ribadisco, cioè il fatto di andare a vedere la provenienza delle persone di quelle regioni, sia ormai, credo, in un mondo globalizzato, in un'Italia ormai che ha oltre 60 anni, insomma, sia un criterio che non mi sento nemmeno che valga la pena di soffermarsi. Per quanto riguarda invece le missioni del governo e le risorse per Trieste, corrispondo con questo anche una sottolineatura alla domanda che faceva Avarino. Io credo che i risultati della Saracchiani in questi anni per il Friuli Venezia Giulia, in particolare per Trieste, siano significativi. Ci non sono mai arrivate tante risorse, tanti provvedimenti a favore della città. Penso a tutta l'operazione del Porto Vecchio, penso a tutta l'operazione del porto, gli investimenti ferroviari, la piattaforma logistica, la nuova normativa dopo 70 anni per quanto riguarda il regime di Porto Franco. E sono cose che, insomma, appunto sono 70 anni che si aspettavano e queste cose mi pare sono state portate a casa o sono in via in addirittura finale per essere operative, non per essere approvate. Io credo che i 50 milioni per il Porto Vecchio siano ormai acquisiti e sta alla città riuscire, pertanto al comune, riuscire a individuare rapidamente i progetti esecutivi per poter usufruire di queste risorse e pertanto mettere in moto economia, occupazione, ma anche per cominciare davvero a ridisegnare il Porto Vecchio come una delle importanti aree di sviluppo della città, fondamentali, come aveva detto Cosolini. Per quanto riguarda il Job Act, allora io sono, il mio ultimo sciopero da dipendente l'ho fatto contro il Job Act, nonostante fosse stato approvato da un governo, diciamo, a guida PD, ed io se ne sono iscritto. Mi sono anche iscritto alla CGL e ritengo oltretutto che il Job Act abbia alcuni aspetti assolutamente positivi, ma al tempo stesso delle cose inaccettabili. Non è, fra le cose inaccettabili non è le cose che diceva il signore, perché Job Act sostanzialmente cercava di favorire il passaggio da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, sì, e consentiva agli imprenditori in misura decrescente di avere degli incentivi per trasformare proprio i contratti a tempo determinato, quelli che non ti consentono di avere il mutuo in banca, diciamo che rendono difficile questa possibilità, a contratto a tempo indeterminato. Per cui questa parte del Job Act, diciamo, è la parte, mi spiace, più positiva, cercava di limitare le forme di flessibilità e di precarietà del lavoro. Purtroppo
non ha limitato in maniera significativa le altre forme, come i voucher, esatto, o il CoproCo, oppure le altre forme, insomma, Job on Call, tutte queste forme di precariato, anzi in alcuni casi sono state istituzionalizzate o si sono gravemente estese, mentre per quanto riguarda il Job Act, la parte negativa è il fatto che ha tolto l'articolo 18, cioè pertanto ha consentito all'impresa di poter licenziare anche senza giustificato motivo e per alcun motivo, diciamo così, il lavoratore, dando ad essi solo una indennità. Ecco, questo credo che sia uno degli elementi più lesivi dei diritti dei lavoratori e credo che questo sia stato un errore che spero il nuovo governo possa correggere. Telefonata, pronto? Eccolo qua, le partite aperte tra Renzi e Trieste, abbiamo letto più volte questa mattina, tutto sarebbe confermato, insomma, a meno di smentite chiaramente. Io credo che se leggiamo l'elenco delle opere, vediamo che sono effettivamente, allora tanta critica alla Saracchiani è proprio questa la dimostrazione che è una critica sbagliata. Cioè, però la procedura sui punti franchi deve essere ultimata. Però insomma siamo alla fase finale ormai, diciamo così, si è lavorato e mai si è giunti a un documento di questo tipo, chi ha avuto modo di vederlo e di seguire un po' le bozze vede che insomma in realtà è un salto di qualità su questa cosa. Per esempio, cosa, abbiamo detto che il decreto attuativo di Punto Franco, decreto attuativo, aspettava l'ultima definizione, insomma, anche se Zeno D'Agostino ci aveva detto è nelle mie mani, l'ha firmato il ministro, insomma, ci sarà anche dopo il 4 dicembre. Sì, credo che... Poi, per i beni culturali, da visite a Trieste come Del Rio, di visite a Trieste ne ha fatte anche Dario Franceschini, a maggio il ministro dei beni culturali, che già aveva inserito Miramare tra i musei autonomi nazionali e sottoscritto una apposta da 3 milioni per la fortezza di Palmanova, ha confermato l'impegno del governo per la riqualificazione di Porto Vecchio. 50 milioni già stanziati e dunque non in discussione, che come ha dichiarato da Franceschini rappresentano un primo passo di quella che è stata definita una priorità nazionale. Questa è un'altra Siccome risposta. Si parla di Franceschini, a presidente del nuovo Presidente del Consiglio, sì, credo che per Trieste sarà... Beh, insomma, credo che per Trieste ecco, sarà... Che... Che succede? Sarà un fatto positivo. Sarebbe un fatto positivo. Ma le piacerebbe Franceschini? Insomma, io credo che ci servirà un governo che ci consenta di fare e di seguire questa nuova legge elettorale, la formazione di questa nuova legge elettorale e poi andare alle elezioni. Quindi niente nomi, mi dice, va bene. Ma insomma, non è che purtroppo né lei ed io possiamo incidere. No, questo no, però diciamo Franceschini è una persona seria, riconosciuta, stimata da tutti. Credo che abbia una connotazione, un profilo... Signora, che succede? Pronto? Pronto? Ecco qua. Hola, buongiorno Varino, buongiorno Treu. Buongiorno a lei. Allora, Treu, lei prima ha nominato l'articolo 18 e ha detto che fa parte della CGIL o faceva parte, penso sia ancora iscritto. Sì, sì. Allora, io premetto già dall'inizio, come l'ho detto 100.000 volte a Tele4, non ho mai votato Berlusconi, però se Berlusconi avrebbe tirato via l'articolo 18, anzi cercava di farlo, tutti i sindacati erano contro. Adesso che l'ha levato via Renzi, nessuno, neanche la CGIL, non si è fatta vedere, tutti in silenzio a stare a vedere la distruzione del lavoro in Italia, perché è così è stato. Oh, va bene che c'è la crisi, va bene tutto, però l'articolo 18 veramente ha portato dei disastri. Adesso volevo dire un'altra cosa, il denaro che è stato promesso dal governo per il Porto Vecchio non è stato ancora elargito al comune di Trieste. C'erano delle clausole, dovevano farsi certi lavori perché è stato dato da Franceschini, ministro della cultura, perciò quel denaro deve essere speso per la cultura. Tutte le infrastrutture, adesso che il porto è passato al comune, tutte le infrastrutture, le assicurazioni, perché ci sono case che crollano lì, se uno passa in mezzo e cade qualcosa, non so chi risponde. Per questo, allora, non possiamo dire che il denaro è pronto, non è pronto affatto, perché per ristrutturare, per mettere in ordine il Porto Vecchio, bisogna spendere miliardi di euro, non il denaro che dovrebbe mandare su Roma, che ancora non va. E poi volevo dire ancora un'altra cosa, scusi Avarino. Sì. Adesso
per andare alle elezioni, no? Nuovamente, non so se si va col Porcellum, col Mattarellum o se si farà una legge nuova, no? Voglio sperare di sì, in fretta un po', perché non è che noi cittadini o italiani abbiamo ancora tanta pazienza proprio, no? Se Verdini o Alfano andranno a sinistra o a destra, no? Visto come è formato il governo. Guardi, la faccio vedere, signora, perché tanto l'ha già dichiarato, insomma, anche ieri sera ormai Alfano lì è, lì resta, almeno quello che ci ha dato capire. Analisi di Alfano: siamo maggioritari, abbiamo preso 13 milioni di voto come il PDL nel 2008, insomma niente accanimenti, si voti a febbraio, quindi quello che dice il Ministro dell'Interno, votiamo subito, insieme a Matteo possiamo vincere. Ma se, Matteo, ma chi? Matteo Renzi? Eh beh, certo, non è Salvini, insomma, di sicuro, allora, detto da Alfano, non è Salvini. Andreu, prenderete tanti altri voti e tante altre bastonate sulla bocca in questa maniera qua. Eccolo, perché tutti sono saliti sul caro di Renzi, adesso tutti cercano di scendere dal caro di Renzi. Vedi Cosolini, vedi tante altre persone. Grazie Avarino, mi sono sfogata, grazie. Grazie signora, buongiorno. Signora, buongiorno, ma... si è sfogata, ma forse quando ci si sfoga molte volte si fa, come dire, si mette un po' troppa passione, anche si fa un po' di confusione. Allora, sull'articolo 18, ho detto prima, la CGIL contro il provvedimento di Renzi ha fatto uno sciopero generale, ed è vero che questo sciopero generale non ha visto tutti i sindacati uniti, ed è uno sciopero che ha spaccato il paese. Però contro questo provvedimento, le ho detto, è stato il mio ultimo sciopero del lavoratore dipendente. E in comune, in consiglio comunale, abbiamo raccolto una larga adesione di sostegno a questo sciopero generale da parte di consiglieri comunali, ma alla fine è stato approvato. Dicevo che secondo me la parte dell'articolo 18 è stata cancellata, è stato un errore grave di Renzi e va recuperato. Altri aspetti del Job Act, viceversa, possono essere annoverati fra aspetti positivi che hanno aiutato a far crescere l'occupazione. Seconda questione. Il 50 milioni del porto, signori, 50 milioni del porto, bisogna ripeterlo ogni volta, vengono elargiti, cioè consegnati a fronte della presentazione del progetto operativo, del progetto che può mettere in atto questi soldi. Non è che vengono dati a un ente locale che li tenga in banca, funziona così da sempre, cioè tu finanzi l'opera nel momento in cui l'opera è, come dire, cantierabile, chiamiamola così, in questo senso. Per cui questo dipende dalla velocità con cui il Comune di Trieste riesce a fare i progetti per spendere questi soldi. La seconda e terza questione per quanto riguarda le elezioni. Io sono d'accordo con lei, la nuova legge elettorale è obbligatoria, al di là di cosa dirà la Consulta. Credo che abbiamo oggi di fatto due norme diverse, al Senato. Si vota col proporzionale, alla Camera in un altro modo, e sarebbe ben difficile garantire una governabilità, a cui penso il Paese ha diritto e tutti noi abbiamo interesse ad avere, qualunque poi essa sia, e al di là di ognuno quello che vota. Per cui credo che la prima cosa, e su questo mi fa piacere perché sono tutti d'accordo a leggere i giornali, che la priorità è fare la legge elettorale. L'unico dissenso che ho visto è quello dei 5 Stelle, che dicono si pronunci la Consulta. All'Italicum va bene adesso loro, no? Prego? All'Italicum a loro va bene, ovviamente. Sì, perciò, prima. Ecco. Però diciamo così, credo che il Paese abbia bisogno di una norma e di una legge elettorale che garantisca la partecipazione, garantisca la rappresentatività, e però al tempo stesso anche garantisca la governabilità, perché avere un governo che possa governare è una garanzia per tutti. Poi al termine del suo mandato gli elettori diranno se va bene o allora, se deve essere cambiato. Sentiamo un'altra telefonata prima della pausa pubblicitaria ancora. Buongiorno, pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco Feffoglia, vi saluto. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Allora, mio nonno, saggio contadino. Sì? Il saggio contadino mi diceva: caro Franz, bisogna saper perdere, ma guai a abituarsi. E mi sembra che, o faccio una premessa, io ho votato sì al referendum come Cacciari, con la speranza che effettivamente avvenisse qualcosa di nuovo. Però ad un certo momento, a bocce ferme, mi rendo conto
che, a differenza di Pannella, Fortuna e Baldini, la posizione della realtà con la quale si è presentato il PD, il centro-sinistra, Renzi in particolare, è stata contraria a quello che può essere il buon senso dell'elettore. Se il Treu frequenta certi ambienti, io oltre a frequentare il Rotary ufficiale frequento anche il Rotary dell'osteria, e il Rotary dell'osteria mi dice che il PD in questo periodo, fermo restando che il centrodestra come entità è rimasto sempre uguale, sta facendo una campagna elettorale per i 5 Stelle in una maniera eccezionale. Cioè i 5 Stelle non hanno bisogno di particolari iniziative propagandistiche o di pubblicità, ci provvede il PD. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Dice in questa maniera, con quel che sta accadendo, è successo, insomma, si fa pubblicità per i 5 Stelle. Li rivediamo ancora una volta che prepara la squadra di governo. Rispondiamo tra un minuto dopo la pubblicità. Ci fermiamo, a tra pochissimo, vi aspettiamo. 9.32.45 secondi, torniamo in diretta con Sveglia Trieste insieme a Roberto Treu. Eccolo qua, tra l'altro, sulle pagine del Corriere della Sera di oggi, il Movimento 5 Stelle, un italicum corretto per il Senato. C'è chi rompe il tabù dell'alleanza, perché addirittura si era lasciato intendere come il Movimento 5 Stelle fosse pronto a qualche alleanza, ascoltare, confrontarsi anche. Bugani, vicino a Casaleggio, valutiamo le intese, aveva detto, eccolo qua. Il rischio di tensione per i posti a Palazzo Madama, insomma, quindi... Cosa succederebbe? Allora, qui vedo il confronto tra l'Italicum e il Consultellum, no? Che è la legge elettorale attuale che ci sarebbe, certo, per la Camera, rispettivamente la Camera e il Senato. Con il Consultellum sarebbe scelta, vediamo se riesco a farvi vedere da più da vicino, i 315, certo non più 100, insomma, come voleva la riforma costituzionale di Renzi, i 315 che restano, il Senato sarebbe scelto con il sistema proporzionale che segue la sentenza della Consulta che ha bocciato il premio di maggioranza e le liste bloccate del Porcellum, ed era la differenza appunto del famoso Porcellum di Calderoli che fu bocciato per quanto riguarda il Senato e mantenuto invece per la Camera dalla Corte Costituzionale. Quindi 309 senatori eletti con metodo proporzionale su base regionale, 6 senatori nella circoscrizione estero, oltre i senatori a vita. Treu? Ma io credo che, insomma, no, io credo che vada modificato, insomma, sia uno che l'altro, e ci deve trovare un sistema che abbia un filo comune per garantire appunto una omogeneità poi fra Camera e Senato, per poter garantire il governo della Repubblica. Il referendum prevedeva un drastico taglio del numero di senatori e soprattutto, diciamo, anzi, l'abolizione dei senatori intesi come sono adesso, a tempo pieno, e prevedeva di fatto una riduzione del ruolo del Senato. Oggi invece tutto questo con il voto referendario rimane inalterato e pertanto è necessario trovare una riforma elettorale. È significativo che dopo le prime battute in cui qualcuno diceva aspettiamo solo che la Consulta faccia le osservazioni per poi comunque andare al voto, ci sia oggi una larga convinzione da parte di tutti della necessità di trovare rapidamente, ma di trovare un nuovo sistema elettorale che valga per tutti. Per quanto riguarda il signor Francesco di prima, ecco, io dico che fate campagna per il Movimento 5 Stelle, diceva. Sì, diceva questo, io credo che non sia in questo senso una campagna per il Movimento 5 Stelle. Renzi dice non ha per alcuni versi tutti i torti, nonostante che abbia con chiarezza ammesso la sconfitta al referendum. In realtà il PD, l'attuale forma di governo che ha sostenuto questo referendum, ottiene il 40% dei consensi del Paese. Tutti gli altri partiti ne ottengono, però sappiamo che non è che c'è un'alleanza fra tutti gli altri partiti, per cui in realtà non è che si possa sommare Forza Italia al Movimento 5 Stelle, cioè ci sono due coalizioni diverse e tutte e due teoricamente hanno meno del 30% del consenso rispetto al 40% di Renzi. Per questo credo che Renzi sia anche lui convinto della necessità e dell'urgenza di andare alle elezioni. E se, credo anche sia molto convinto, come tutti, dell'urgenza e della necessità di rifare una
norma e una nuova legge elettorale. Credo che su questa si misurerà anche la capacità e la serietà di tutti i partiti di farsi carico del dialogo certo. E di condividere le regole. Vediamo perché questo è l'elemento. Chi c'è al telefono non può adesso. Essere che le regole siano elemento insomma di strumentalizzazione politica. Ci dovrebbe essere, come è stato molte volte nel nostro paese, un confronto sereno e una conclusione possibilmente pronto? Che abbia tutti d'accordo. Prego, buongiorno. Volevo una considerazione da parte di Trevo. Sì. In questo ultimo referendum praticamente ci siamo identificati due filoni. C'era una parte che riguardava risparmi, no? Tutto quel discorso. E dopo un'altra parte molto più importante secondo me, che era la cessione di sovranità all'Istituto Europeo Centrale. Su questo discorso, essendoci stata una manifestazione così imponente sì no, evidentemente la politica del PD va rimessa in sesto. Cioè, adesso il PD in qualche maniera accettava la politica europea dei risparmi, di non fare spese statali, eccetera. Dall'altra parte protestava perché questo incideva sulla popolazione con un impoverimento generale. Adesso con questo referendum in cui si è ribadito che non si dà più cessione di sovranità agli istituti europei, bisogna ritornare indietro, bisogna fare una politica nuovamente di governo dell'economia interna e non nostro con paese, le regole dell'Europa. Grazie, voglio buongiorno. Il centrodestra non si illuda o regala il paese ai 5 Stelle. Parisi, persona di cui si è parlato per molto in questi mesi, poi fino a quella dichiarazione di Berlusconi, ricorderete che ne ha stroncato praticamente le aspirazioni politiche. Io alle primarie solo con regole e programmi seri, questo dice Stefano Parisi, ex candidato sindaco a Milano. Su quel che diceva adesso il nostro telespettatore, poi c'era ovviamente un grandissimo dibattito, c'era da una parte non solo la, non so se come vogliamo definire, la totale dedizione a quel punto all'Unione Europea, come qualcuno raccontava all'interno della riforma costituzionale voluta da Renzi, ma c'era anche la famosa clausola di supremazia, cioè Roma interviene quando c'è un conflitto, oltre a chiarire tante cose nei rapporti con le regioni, Roma interviene e da lì si è detto che ci fossero molte mosse verso una nuova centralizzazione in questo Stato, tant'è che alcune regioni come il Veneto che vogliono più autonomia, insomma su questo, contro questo si sono scagliate. Poi è arrivato Flavio Tosi che ha letto l'articolo 120 che era uguale, la clausola di supremazia della nuova riforma era uguale a quella precedente. Sì, è vero, però c'è tutta una logica, diciamo così, c'è una logica in questa riforma costituzionale che in realtà, come dire, accentuava questo processo, cioè mentre quella era una norma, diciamo, estrema, era precedentemente interpretata come una norma estrema, di fatto con questo nuovo sistema costituzionale sarebbe diventata cogente. E io credo che quello è stato uno degli elementi negativi, insomma, di questa riforma costituzionale, assieme ad altri che erano positivi, perché sicuramente era previsto un risparmio diciamo di risorse, al di là se ingente o non ingente, c'era sicuramente una come dire, snellezza maggiore delle, almeno questo era l'obiettivo, una snellezza maggiore delle istituzioni. Io credo però, ecco, che non ci sia, che non si rispondeva a una cessione di sovranità. Credo che vada fatta chiarezza. L'Italia ha un debito pubblico molto elevato, come si sa. E affinché questo debito pubblico che è pagato sì dagli italiani, ma è anche, bisogna venderlo agli altri paesi, e in questo caso soprattutto i paesi più ricchi, e questi ovviamente accettano di prendere e di fare questo debito, cioè di dare questo credito a noi se effettivamente hanno garanzie che poi questo venga pagato. Per cui questo è l'elemento che ci ha condizionato e che ci condiziona rispetto alla politica economica europea. La cosa diversa è che, e questo va dato atto al governo Renzi, di aver, come dire, un po' riequilibrato la situazione, di aver rimesso in piedi, anche se un lento, ma un processo di sviluppo e di riduzione dell'indebitamento pubblico, tale per cui
si può alzare la voce nei confronti dell'Europa e dire che devono cambiare la politica economica europea. Una politica economica europea improntata solo all'austerità non porta occupazione, non porta sviluppo, indebolisce le popolazioni più povere, colpisce anche il ceto medio. È necessario cambiare questa politica. Del resto gli Stati Uniti ci insegnano che per riprendersi dopo la crisi del 2008 c'è stato un forte intervento pubblico nell'economia proprio per stimolare la crescita. In Europa non si è voluto fare questo e siamo qui dopo 7 anni ancora ad arrabattarci sullo 0,80, 0,07, 0,9, l'1% di crescita. Viceversa, un intervento significativo di finanziamenti europei avrebbe consentito e può consentire di creare occupazione, di creare sviluppo. Questo è il senso. Poi è vero, insomma, che il ragionamento e la filosofia, ma vorrei dire di questa riforma costituzionale, per molti aspetti, era la stessa che, insomma, aveva, non a caso Berlusconi l'aveva votato al primo voto, ed è quella di centralizzare e sveltire, sveltire il sistema di decisione. Ecco, io credo che è giusto sveltire, ma non si può farlo a scapito della partecipazione. E il fatto, cito un dato che so che avrebbe ottenuto il 100% dei consensi se il referendum fosse stato segmentato e disarticolato, l'abolizione del CNEL. Ovviamente questo CNEL così com'è non funziona, però vorrei ricordare che il CNEL, chiamato come si vuole, sta dentro in tutti i paesi e anzi è stata una richiesta che viene fatta dall'OCSE, dal fondo, dall'Europa, anche i paesi dell'Est che sono entrati. A livello europeo c'è il Comitato Economico e Sociale, che hanno un diverso riconoscimento e una diversa agibilità. Questo CNEL non va bene ed è giusto cancellarlo. Però il 100% l'avrebbe avuto col dimezzamento dei parlamentari. Quello... Cioè, se vabbè, invece di 945 se ne fanno, io credo che 400 a dir tanto. Un senato di 600 e altre persone, secondo me è sbagliato, bastava sicuramente la metà o poco più e sarebbe stato un risparmio maggiore. Su senza quello avrebbe meno stravinto. Ecco. E poi diciamo così, e poi sicuramente il fatto di non avere due camere che votano la stessa cosa era più giusto, però andava meglio chiarita quella che era la funzione del Senato. La direzione proposta era corretta, forse andava... Mi faccio sentire la telefonata, pronto? Bruno qua. Bruno? Sì, ecco, guardi, in 30 secondi finisce la mia esposizione. Ecco, volevo dirle, no? Qua è il caso di rispolverare il campanon una volta che era, no? E sarebbe il caso di intervistare Michese e Iachese, no? Allora, sarete uno che domanda all'altro, gli dice, cosa ti dici per il fatto che Renzi non ha superato il referendum? Quell'altro che rispondi, che sia debole di Costituzione, ecco, mi non mi pronuncio, mi faccio dindon. Ecco, questo è il concetto. Ecco. Grande. Dopo volevo dirgli, per quel che riguarda la riforma della Costituzione, no? Cioè i padri nobili, D'Alema, Bersani, Cooper, Lopassina, il gattino che c'è un pasticcio, quindi il partito che aveva un quarto dei padri nobili del partito Noi Peones, i padri nobili contro. Se è chiaro che si è votato sulla politica e non sulla Costituzione. Lei stesso le ha detto che le riforme che ha fatto Renzi non ha dato il risultato sperato. Dopodiché ha detto voté per me se non c'è il diluvio, il sole 24 ore, dici il no non scuote né borse né spread. Ecco, adesso la domanda clou. La riforma costituzionale prevedeva l'abolizione delle province. A Trieste i votanti, la provincia di Trieste, aventi il titolo, era 185.000. Il no ha votato in 79.000, quindi anche contro l'abolizione delle province. La Serracchiani invece ha abolito le province, ha fatto le UTI, città metropolitane, eccetera. Quindi la votato prima delle elezioni contro il voto dei cittadini di Trieste.
che tra l'altro mi dico che non aveva neanche il diritto, ma lasciamo stare. Quindi la Saracchiani gabolì le province contro il volere dei cittadini della provincia di Trieste. Grazie Bruno, però io penso anche, Bruno, grazie mille, penso anche che insomma fosse stata appunto spezzettata, allora, come si diceva, con differenti interventi. La stessa riforma probabilmente sarebbe arrivato un voto differente magari su alcune tematiche rispetto ad altre. Sì, anche perché insomma va detto che noi siamo una regione a statuto speciale, abbiamo potestà primarie per quanto riguarda l'ordinamento delle autonomie locali e pertanto su questo l'abrogazione delle province è una questione che riguarda diciamo sostanzialmente la nostra regione. Due cose su Renzi, io penso che sia tanto da chiarire e da sottolineare il fatto che Renzi ha perso, si è giocato, ha fatto lui una sfida impropria magari sulla Costituzione, l'ha persa e ha dato le dimissioni immediatamente assumendosene la responsabilità. Non ci sono molti segretari di partito che abbiano fatto la stessa cosa in tutti questi anni. Pertanto questo è il primo elemento, secondo me, di coerenza e di serietà. Seconda questione, non è che nel PD c'erano i padri nobili contrari, c'era chi era a favore, chi era contro, c'erano anche giovani o meno giovani a favore di questa riforma costituzionale. Io credo che ci sia un problema però più generale dentro il Partito Democratico e credo che questo voto lo abbia confermato, nel senso della necessità di avere un dibattito più ampio, una riflessione più seria all'interno del Partito Democratico e soprattutto una capacità di ascolto, di comprendere di più il Paese. Si parlava prima del Job Act e del lavoro precario, si parla delle periferie, si parla del ceto medio, si parla del movimento dei lavoratori. Io credo che bisogna che il PD ritorni e riconosca maggiormente le voci, le richieste, la situazione di disagio che esiste fra questo largo strato di popolazione, ne sia maggiormente interprete e pertanto sia in grado non di gestire un segretario del partito che gestisce il partito a maggioranza come fosse in un'azienda, ma deve gestire secondo me un partito cercando di avere il massimo di unità e di consenso possibile. Questo Renzi non l'ha fatto in questo periodo di tempo, per cui credo che appunto si fa. Per l'ultima battuta, si è visto che tutta la montagna di strumentalizzazioni che si paventava con il voto sì o no, le borse, lo spread, eccetera, mostrato veramente effimera. Fino ad adesso, questa, almeno. Certo. Ma insomma, fino ad adesso, sai, le borse speculano un paio di ore, se poi in realtà la questione fosse stata più profonda ne avrebbero giocato in avanti. La debolezza di alcune banche italiane rimane prima e dopo il sì e prima e dopo il no e credo che sia significativo che al di là della affermazione di molti statisti europei a favore di Renzi nel referendum, perché lo hanno conosciuto e lo ritengono una persona intelligente e capace, rappresentativo, al di là di questo penso che poi tutti hanno riconosciuto, come era naturale, che insomma poi discuteranno con uguale impegno e rappresentatività con chi sarà nominato nuovo Presidente del Consiglio. Intanto bisogna aspettare, come dicevamo, la direzione di domani pomeriggio, poi anche il PD di Trieste. Sì, io dico la verità. Sentiamo la telefonata, Trevo, e poi torniamo da lei, aspetti solo qualche istante. Pronto? Pronto? Buongiorno a voi. Buongiorno. In ogni caso tutta quella campagna pubblicitaria contro l'ha fatta praticamente il PD, che ancora una volta si è rivelato un po' bugiardo, tutti un po' si sono rivelati anche falsi nel dire che catastrofi mani di qua di là, a parte questo. Ma io volevo solamente, siccome avete parlato del CNEL, e che è stato un argomento che è stato molto discusso, cioè è stato molto parlato per la sua eliminazione, io mi domando che risultato e che risparmio si avrebbe avuto eliminando il CNEL, dato più che, torno a dire, tutti i direttori, gli impiegati e anche il palazzo rimanevano lì e magari anche i dirigenti venivano messi in altri posti magari avanzando di carriera. Dunque la questione del CNEL è stata una bufala, una grande bufala, perché non si veniva a risparmiare assolutamente niente, tutto rimaneva uguale e i costi rimanevano sempre quelli. Grazie, buongiorno. Bene, buongiorno. Buongiorno a lei, scusi, però ho sentito anche, mi collego anche a altre telefonate. Con questa logica non bisogna fare mai niente, perché qualunque cosa si fa
Poi c'è un aspetto negativo, non basta. Il problema è di capire la direzione di marcia. Personalmente io ero per modificare l'attuale CNEL e non abolirlo. Io credo che comunque l'Italia, il paese, come tutti i paesi europei, avrà bisogno di un comitato economico e sociale, che si chiami come volete, ma che sia di supporto anche per fare provvedimenti legislativi magari migliori, visto la funzione che questo ha, e di partecipazione. Perché bisogna sapere come è fatto il CNEL, perché molti parlano e non sanno nemmeno cos'è. Il CNEL è fatto ed è la rappresentanza di esperti nominati dalle associazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni economiche e sociali e dalle regioni, dove c'è, diciamo così, una componente tecnica, tecnico-politica, di consultazione. Sì. Questa cosa qua non è stata usata sufficientemente come consultazione e, non era, e sì, probabilmente era anche costruita in maniera, insomma, un po' bizantina. Credo che viceversa, per cui il risparmio c'è. Poi se i direttori, nel momento in cui abolisci una cosa, vengono trasferiti, perché non credo che sia neanche giusto licenziare le persone, vengono trasferite da altre parti, vuol dire che da altre parti non assumerai, cioè sostituiranno altri posti, perché sennò non si può mai, cioè qualunque cosa che si fa è sempre sbagliata. Cioè, se si ritiene che il CNEL sia superabile e non va chiuso, i costi vengono trasferiti anche con le province. Noi abbiamo chiuso le province, ma credo che nessuno di noi in Friuli Venezia Giulia fosse d'accordo allora di licenziare i dipendenti della provincia. No, certo. Ed è giusto trasferirli da altre parti, certo, mm-hmm, copriranno posti che non saranno in quel caso assunti, ma come avviene. Allora, ultima cosa, si comincerà probabilmente da posso ancora fare una battuta ancora, se sì, posso. Solo un secondo, e così poi sentiamo il sì, suo finale e l'altra telefonata. La tentazione di lasciare è forte, magari per un periodo sabbatico, per poi ripresentarsi alle primarie e al voto più avanti, ma è probabile che alla fine Renzi, pressato dai suoi, decida di rimanere, quindi segretario anche. Anche la minoranza si affanna a spiegare che non ha intenzione di chiedere le dimissioni. Non le ho chieste, dice Roberto Speranza, figuriamoci se le chiedo da segretario. Pierluigi Bersani chiede stabilità e una correzione della linea politica, l'establishment viene dopo. Per le dimissioni invece l'ex lettiano Francesco Boccia: Renzi dovrebbe farsi da parte come Bersani nel 2013, e se decide di ricandidarsi dovrà farlo come ognuno di noi da semplice iscritto. Insomma, c'è questo dibattito. Sì, mi pare corretta l'ultima posizione, insomma, cioè, diciamo così. Se c'è una cosa che Renzi ha perso è proprio quello di aver portato il partito in una situazione e di aver fatto delle battaglie che, cioè, quindi secondo lei dovrebbe ricandidarsi per la leadership all'interno del partito, non dovrebbe mantenere questa segreteria? Cioè, io credo che se dovrebbe, a mio avviso almeno, dovrebbe correttamente dimettersi e poi andare a un congresso in cui lui, come tutti gli altri che volessero, può non ci sarebbero i tempi però per fare le elezioni a breve, come invece sembra volere fare Matteo Renzi, no? Cioè, no, beh, ma questo non è in contraddizione con la con le votazioni per tutti politiche. Con lui magari adesso io credo che insomma due, no, come minimo alcuni mesi saranno necessari per fare diciamo che se ne dicano con le dichiarazioni di buona volontà. Poi sappiamo che in realtà per costruire una nuova legge elettorale non è che ci basteranno 20 giorni, insomma, ecco, e credo che ci vorrà, insomma, se andare a primavera inoltrata c'è tutto il tempo di fare. Sentiamo la telefonata, pronto? Le votazioni necessarie. Buongiorno, prego. Abbiamo persa? Signora, vediamo forse se ce n'è un'altra. Toi, dici tu se ne avevi due o tre pronte, così la passiamo subito, aspettiamo qualche istante. Caduta? Aspettiamo, va bene. No, io volevo ancora rispondere al signore prima, troppo, almeno commentarlo. Quando dice ma PD bugiardo, io non credo che sia stato questo. Credo che poi sul catastrofismo di un possibile no, ci hanno richiamato i giornali, ci hanno richiamato alcuni economisti, alcune forze politiche che tendevano in un modo o nell'altro a cercare di condizionare il voto. PD ha detto la sua opinione, la maggioranza del PD, quello che pensava, coerentemente con quello che è stato votato in Parlamento, e credo che su questo c'è stata grande coerenza. Va anche detto che Renzi, come dire, ci ha messo la faccia fino in fondo, non credo che si possa dire di un PD bugiardo. Poi uno può essere d'accordo o meno, io stesso su alcune cose del PD non ero d'accordo nel merito, non certo per... E infatti poi Bersani dice no, eccolo qua, no al voto e congresso anticipati, servono regole e non altri referendum. Telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Poi torniamo sul piccolo. Prego, buongiorno. Sono in linea? Sì. Sì, buongiorno, scusi. Niente, la mia telefonata è soltanto un piccolo sfogo, una considerazione verso un signore che ha chiamato poc'anzi, ma chiamato signore credo che sia un po' troppo, e non si può dire che essere meridionali e si invadi il campo, che sia una colpa o che sia
è triste che ancora oggi ci siano persone così ignoranti come dell'ascoltatore Paolo, a cui credo faccia difetto l'educazione, e credo che un po' di stile gli si potrebbe insegnare. E a me personalmente, io personalmente me ne vanto e sono anche fiero. Tra l'altro mi pare che anche lei, il dottor Ravino, sia anche il meridionale, se non sbaglio, almeno così mi sembra, e credo che quanto a stile, garbo, preparazione, educazione può insegnare tantissimo col signor Paolo, tutto benissimo. Scusate, comunque buona giornata. Grazie, buongiorno, vabbè, poi attiene anche l'esperienza di vita di qualcuno, di ognuno, insomma, poi bisogna vedere che cosa è accaduto a Paolo. Sì, non ho capito a chi si riferisse. Anche per lei. Signore di prima che diceva che era stanco di avere, soprattutto in determinati ruoli, anche nelle prefetture, diceva poco sì, fa. Sì, vabbè, ma questo sì. Paolo da San Giorgio di sì, Nogaro. Sì, io credo che quelle insomma non sono... che purtroppo sono molte persone arrivate dal sud difficilmente comprensibili, anzi assolutamente non, secondo me non accettabili, insomma, che una discriminazione per regione, che credo che conti la capacità o meno delle persone, poi sai, capisco una volta quando ci diceva tutti i carabinieri sono meridionali o sono sardi, perché in realtà sono, quando c'erano le selezioni si presentavano solo loro, perché per gli altri al nord si riteneva di andare a fare, diciamo così, un altro tipo di attività, e si sperava, ma questo non significava assolutamente nulla, né significa nulla. Io credo che la bellezza dell'Italia e la forza anche di questo paese, che molti sempre, tutti noi, come dire, sempre siamo critici per critici, ma è proprio la ricchezza di questa diversità, di queste caratteristiche regionali che abbiamo, che insieme ci consentono di essere comunque allora, uno dei più grandi paesi del mondo. Sentiamo un'altra telefonata. Paolo, in effetti potremmo dire di andare a vedere di dove sono i dirigenti. Lo togliamo se questo può segnale fare un adesso, po' più piano, non è che, la... diciamo, il cuore almeno risponde bene. Sì. Se il battito è questo, sì, mi sembra sì, bene. No. È lento, ma era il suo o il mio, vabbè. Comunque, Paolo, se vado a vedere di dove sono i dirigenti che hanno mandato al collasso gli istituti bancari del nord-est e centinaia di migliaia di veneti, cittadini del Friuli Venezia Giulia, appunto in grandi difficoltà con diversi suicidi. Non mi sembra che fossero siciliani o calabresi quei vertici. Pronto? Buongiorno, ho chiamato stamattina, c'era il signor Scorsimaro, no? Sì. Sì. Semplicemente vorrei una risposta a domanda, vorrei una risposta e non è stata su cosa risposta. Su cosa andiamo, su cosa dai, su cosa dei cani, quella delibera che hanno formato, non so, i vari partiti, no, perché è stata votata in comune, no, vorrei solo sapere una risposta, perché io sto andando, ripeto di nuovo, sto andando in comune a prendere legge. Allora, senta, siccome è molto disturbata la linea, io non ho, aspetti, io non ho capito però. Questa educazione di queste persone che si permettono di fare pisciare il cane dappertutto, ok? Compreso i negozi, è normale. Se non ho capito niente. Ma io non mi ricordo neanche della sua chiamata. Se mi sente, pronto? Fermo, la prego. Io non mi ricordo neanche. Quando un mi ascolta, se non mi ascolta non riusciamo a arrivare a nulla, io continuo a parlare finché lei non si ferma, niente. Allora, o mi ascolta perché sennò non arriviamo a niente, io non mi ricordo neanche della sua telefonata di questa mattina, secondo me non ha chiamato lei stamattina, mi sembrava... No, ho chiamato io stamattina, prima, sì, se vuoi il signor Sandro, ok, ho chiamato io, voglio una risposta a domanda. Un ma non abbiamo capito la domanda, se non la fa... Il signor Scorsimaro, che non può andare Scorsimaro, là a passare le sue etichette, i suoi... non so, discorsini che cosa ha detto? Se io non ho capito dal voto. Senta, allora, niente, quando forse interviene. Grazie. E gliel'ho detto 50.000 volte, deve essere chiaro, io non ho ancora capito qual è la sua domanda. Ma qual è la domanda? Me lo può dire o no? Mi dice la domanda. Vediamo chi c'ha ragione in questa cosa qua, ok? Ma se no vanno io a prendere la delibera e la piazzo in tutte le parti di Trieste città, ok? Perché non è possibile, un poco di educazione, io dico amo gli animali, ma un poco di educazione ci deve essere in questo paese. Quindi parliamo di animali. Grazie. Siamo arrivati agli animali, buongiorno. Io ho capito, va bene. Grazie, buona giornata. Niente, non ci capiamo mai, non so che cosa possiamo fare. Tutte le mattine chiama, però io dico, deve essere chiaro. Allora, io non so se vado a intuito se si riferisce
a questa cosa, la questione dei cani e... sì, ma questo, a quello che c'è sul giornale di oggi, il circolare antifido genitori in rivolta, ma è una cosa all'interno dell'istituto scolastico, sì. Non c'entra niente il comune, se non è la preside, non si è sentito, insomma, e non ricordo minimamente una telefonata di questa mattina con Scocimaro sul tema cani, vabbè, o animali. Ci rivediamo dopo la pubblicità, mi dispiace. Torniamo in diretta per gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, sino alle 10.30 con Roberto Treu. Sono riuscito con una profondissima indagine, un'inchiesta che abbiamo svolta durante la pubblicità, a recuperare la domanda che pare abbia fatto questo telespettatore, ma non mi ricordavo perché abbiamo risposto Scocimarro, credo dicendo che la situazione non era disegnata come la stava descrivendo il nostro telespettatore. Credo fosse... questa mattina un riferimento ai controllori che non controllano quando salgono a bordo e si trovano davanti alcuni migranti, quindi parlo di bus. Io avevo capito che parlava dei cani. Non anch'io avevo capito dei cani in questa seconda così, parte, siccome mi sembrava stesse parlando degli animali, però la telefonata di questa mattina che corrisponde a quel numero di telefono è questa. Ma insomma, va detto che ogni contributo che ricevono le organizzazioni Caritas e ICS per quanto riguarda la gestione dei migranti, una parte di questo contributo serve proprio a pagare la testa dell'autobus per far sì che possano andare a mangiare alla Caritas dalle varie parti della città o dell'altipiano dove risiedono, dove dormono, insomma. Questo è il significato. Poi credo che questo sia l'unico elemento. Poi non so dirle se c'è o no una... che non effettuino controlli, sai che insomma questa cosa... Non so, insomma, i controlli credo che 10. L'amministrazione comunque, l'amministrazione della CT le faccia normalmente, però non sono in grado assolutamente di entrare nel merito, bisognerebbe avere delle statistiche e capire cosa succede, insomma. Credo che quando intervengano, li ho visti, insomma, qualche volta incontrati, insomma, credo che agiscano con... siccome c'è questo timore, c'è questo timore, dicevano, citavamo anche il caso delle ferrovie Trenord nella zona di Milano, insomma, dove sì, dopo quello che abbiamo visto succedere, insomma, sono arrivate le guardie armate, per evitare esagerazioni, non credo, non penso dovremmo... Ma insomma non siamo in una situazione di questo tipo, livello. Insomma, stiamo a dire, cioè, insomma, appunto. Veramente come mi pare che... facciamo la caccia alle streghe, allora, guardi, non esiste proprio, cioè non c'è, dopodiché normalmente laddove dovessero succedere qualcosa c'è un intervento di prevenzione, però insomma non siamo in una situazione di questo tipo, non siamo né a Scampia né ecco, galline e anatre sparite, la volpe farazia muggia. Beh, oggi abbiamo il vero problema, oltre che le volpi, sono viceversa i cinghiali che continuano in realtà a imperversare. Abbiamo visto ieri a Gorizia l'articolo proprio sul Piccolo su Gorizia. In questo senso, ma noi sappiamo che per quanto riguarda gli agricoltori e del caso, questo è un problema serio e certo, probabilmente andrebbe... Un danno, insomma, economico enorme. Andrebbe fatta una più massiccia riduzione del numero dei cinghiali. Allora, telefonata, chi c'è da casa? Pronto? Buongiorno. No. Abbassi il volume del televisore, la prego, mi ascolti solo dal telefono. Va bene. Non si riesce a capire. Ce la facciamo? Parla? Niente. Pronto? Ecco, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora volevo dire al signor una cosa che parla dei migranti. Io sono venuta a Trieste a 17 anni e sono andata 3 giorni a Padriciano in baracca. In ottobre, novembre venivo da Padriciano alle 5:30 fino in via Murat a lavorare sola. Senza un cappotto, senza niente, al quale questi qua da via Silvio Pellico al Burlo vanno in autobus, no? È successo 2 giorni quando che pioveva, che volevo salire, loro ci hanno spinti giù e sono andati dentro 22. Non mi dica che non possono fare 4 passi questi ragazzoni che non fanno niente tutto il giorno. La seconda volta accompagno una signora con le stampelle, stessa cosa, loro sono saliti e noi siamo rimaste giù, quindi non mi dica che devono avere il cellulare, devono avere tutto. A 17 anni sono venuta a Trieste, non le dico altro, senza un cappotto, senza niente, nessuno mi ha dato niente. È inutile che adesso lei spieghi in questa maniera. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie signora, buongiorno. Due cose, uno, credo che siamo 60 anni di distanza e più da allora, e credo che come non era giusto
per la signora non avere il cappotto e dover andare in una situazione però, insomma, diciamo così, completamente diversa dal punto di vista economico del paese, del dopoguerra, eccetera, non era giusto e sarebbe stato più giusto poter contare sul cappotto. Dico che poi lo Stato ha cercato di fare per questi nostri profughi, nel senso delle case, c'era la priorità nei posti di lavoro, nell'assegnazione delle case. Certo, c'è stata una situazione transitoria, anche lunga in alcuni casi, di sofferenza, dovuta prima di tutto al fatto di aver dovuto abbandonare la propria casa, però credo che lo Stato alla fine ha messo a disposizione, e ricordo sempre, perché anche a Trieste c'erano i poveri, e ricordo che 70.000 triestini se ne sono andati via in quel periodo, triestini che abitavano in cerca di fortuna in giro per il mondo, e molti triestini anche quella volta che abitavano, giustamente, dico, sono stati superati nelle graduatorie dagli profughi perché era giusto dar prima la casa a loro, vista la situazione in cui si trovavano. Per cui non è vero che lo Stato non ha avuto in questo senso l'attenzione. Certo, con le situazioni di difficoltà che ci sono e che c'erano allora. Io dico che oggi la stessa cosa bisogna cercare di fare con i migranti, non per incentivarli a venire qua, e ci serve una politica per limitare e bloccare l'entrata, no, per ridurre su questo, e su questo c'è bisogno di un'Europa in questo senso. Però il problema è un altro. Io credo che laddove c'è maleducazione, che sia di una parte o dell'altra, si interviene. Credo che oggi ci sono gli autobus e il filobus, che negli anni 50, insomma, la rete era ben diversa e c'era un altro modo di vivere. E credo che non è solo un problema di via Silvio Pellico, c'è un problema di complessivo della mobilità che avviene attraverso i mezzi pubblici. E credo che, insomma, ci sia la necessità di convivere e di cercare di convivere. Se c'è un'educazione che fa rispettare, si fa rispettare. Però posso anche dirle che in autobus io ho visto sicuramente degli immigrati, ben, insomma, due volte di seguito, alzarsi e far posto a una signora più anziana, mentre non ho visto i giovani triestini, purtroppo, farlo altrettanto. Come sempre c'è il pro... Il risvolto della medaglia, lei sì, dice. Sì, il risvolto della medaglia, però, come dire, credo che il vero problema non sia questo, insomma, sia trovare un modo per rallentare o fermare l'esodo di questi immigrati, per consentire a loro di rimanere nel loro paese e possibilmente, per quelli che sono qua, di, come dire, dar loro uno strumento di cultura, di lingua italiana, di diritto e di doveri, di come funziona il nostro vivere civile, e poi permettere loro, per la gran parte di loro, di andare negli altri paesi dove vogliono andare per cercare di integrarsi. Telefonata, che il tempo corre. Pronto? Ultimo quarto d'ora insieme, abbassi il volume del televisore, come diciamo a tutti. Pronto, buongiorno. 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 Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire solo una cosa. La signora... non è che ha detto una cosa sbagliata, l'ha detta in un altro modo. Questi ragazzi, queste persone di colore, sono molto maleducate. Ad esempio, non è che danno il posto, come ha detto lei, perché io ho visto, specialmente sulla 10 che vado più spesso, io ho visto che loro sono benattamente seduti e le signore col bastone, povere, volevo mettermi in mezzo, ma poi avevo un po' di paura, diciamo così, e non ho detto niente. Non è vero, sono molto maleducati, per dire la verità. Comunque non sono tutti uguali, questo è vero. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Signora, io credo che lei abbia assolutamente ragione, non sono tutti uguali. Ci sono le persone educate e le persone maleducate. Io credo che una delle cose da fare nei confronti proprio di questi ragazzi, di questi immigrati, sia quella di far sì che ci sia un'educazione anche civile fatta nei centri di accoglienza. Credo che questo sia di soggiorno. Credo che questa sia una cosa importante, in Germania ne fanno regolarmente. So che viene fatta anche qua, probabilmente andrebbe intensificata. E poi, come dappertutto, c'è le persone che sono più sensibili, più rispettose, altre meno. Telefonata. Ecco. Pronto? Prego, buongiorno ancora. Sentiamo chi buongiorno. C'è. Buongiorno. Buongiorno. Qui c'è l'intervento anche di Renzo Tondo sul giornale. Buongiorno. Oggi. Prego. Posso parlare? Sì. Allora... Qua sei Mario, volevo un'informazione del signor Treu.
Prego, buongiorno. Allora, posso parlare? Sì, Mario, non ascolti la televisione, la prego. Cerchi di sentirci dal telefono, perché sennò arriviamo in ritardo, eh? Dai. Ok. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, amico, amico, un pezzo di terra, di terreno, e dentro nel terreno se è un pal della ex teleferica. Chissà se Treu sarà qualche cosa quando gli togli sta roba. Come? La teleferica che collegava la cava con i cacciamenti. Con i cacciamenti, ho capito, sì. Questo lo guardi, non so. Quello che posso fare sicuramente è cercare di informarmi, se la lascia il numero di telefono in redazione, dopo Mario, mi cercherò di informarmi e di sapere che dire. Ma in che comune è questa il PAL? È dentro il comune di Trieste o il comune di Dolina? Allora cosa vuole il numero di telefono? No, quello ce l'abbiamo noi in redazione, non si preoccupi. Lei dove sta? A Trieste o è già a San Dorligo lì? No, no, Altura. Altura, Trieste allora. Trieste. Sì. Va bene, Mario, grazie mille. Adesso lascio il numero al signor Treu, al dottor Treu. Lo so, io per me è assessore, quindi insomma, per me è come coso lì. Ho fatto una fatica a chiamarlo l'altra sera. No, a non chiamarlo sindaco. E, ma sai, sindaci si rimane tutta la vita. Come onorevoli, no? Come onorevoli, senatore. Sì. Assessori no. grazie Mario. Dopo l'assessore Treu, allora l'ex assessore Treu le farà sapere qualcosa, va bene? Le informerò e le saprò dire. Il risultato del referendum dimostra ancora una volta quanto gli italiani sappiano ragionare con la propria testa, ma in realtà un allarme c'è, enorme e incombente, che non viene risolto purtroppo dal voto di domenica scorsa. È la crisi che attanaglia l'Italia alla gola, che morde tutti i centri sociali, i ceti sociali. Renzo Tondo, ex governatore Friuli Venezia Giulia e consigliere di autonomia responsabile, mette in guardia il centrodestra da facili trionfalismi dopo la vittoria del no. Referendum ha punito una politica facilona che, pur di occupare posti e poltrone, spargeva ottimismo e menzogna a piene mani. Pesantissimo Tondo su di voi. Ma è ora è il momento di ragionare, centrodestra, proporre ricette serie per la ripresa. In effetti, perché qualche giorno fa si era scagliato contro Berlusconi quando sembrava che potesse nascere un nuovo patto del Nazareno, ora ha corretto la linea. Però dice che appunto non c'è nemmeno chiarezza all'interno del centrodestra per quanto riguarda le primarie, non primarie, il modo di affrontare il programma anche di governo alternativo per questa regione. Ricordo che poi c'è anche all'interno del 5 Stelle c'è abbastanza confusione, credo che ci sia insomma una situazione non sicuramente semplice all'interno dei partiti del centrodestra, che sono uniti magari solo nel criticare Renzi, ma questo fa parte, vorrei dire, del male gioco politico. Telefonata, pronto? Oh, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Allora, la via Alpi Giulie, all'incrocio con la via Monte Peralba, un po' più avanti c'è la fermata dell'autobus 48, però non c'è una pensilina dove poter rifugiarsi in caso di pioggia o di maltempo in genere. Signora ha detto via Alpi Giulie, angolo via Monte? Peralba. Ah, Peralba. Sì. E lì non rispettano nemmeno questo incrocio. Quando scendono con le macchine da Catinara, e specialmente i motociclisti, corrono come indemoniati. Ma signora, credo che su questo bisognerà fare la segnalazione al comune, che intervenga nei confronti della CT, perché mi pare che c'è una convenzione fra i due. Perché una pensilina lì ci vorrebbe, perché è un punto molto esposto. E spero anche una pensilina più adeguata di quelle che le ultime che sono state messe, che in realtà non coprono quasi niente. Ecco, quelle più grandicelle. Abbiamo fatto una battaglia contro quelle pensiline, ma non c'è. Ma
Quel punto lì, guardi, è proprio indispensabile che ci sia una pensilina, perché qui ad Altura abitiamo per lo più, c'è tutto gente anziana che abita ormai da tanti anni. Va bene, signora, vediamo io quasi 90, si figuri. Signora, per me che bellezza. Quanti ne ha? Che non posso uscire quando c'è il maltempo. Ah, ok. Avevo capito, signora, avesse detto che ha 90 anni. Ho capito bene, no? Eh sì. Ah, complimenti mi allora. Mi manca poco oramai. La sua segnalazione vale ancora di più, vista l'altruismo in cui lo fa. Io credo allora, che faremo un giro anche noi, signora. Va segnalato sia il comune che la CT, lo faremo, lo farà la Tele 4, ma credo, farò anch'io per vedere. Insomma, le pensilini sono un elemento per chi aspetta l'auto. È proprio all'altezza della chiesa, sa? Sì, ho capito, Monte Paralba, ho capito dov'è, sì. Sì, sì. Grazie, va bene, la ringrazio, grazie. La saluto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sono segnato, adesso parliamo con i ragazzi in redazione, vediamo che cosa possiamo fare, intanto portare la segnalazione, raccogliere magari qualche intervista, fatevi vedere in strada, insomma tra una mezz'oretta vediamo di raggiungervi. Se c'è un'altra telefonata subito, pronto, fammi sapere Toglio, se no allora ritorniamo al fuoco incrociato su Serracchiani. Non abbiamo detto cosa succede del PD di Trieste, c'è qualche movimento? No, il PD di Trieste ha rinnovato da poco la segreteria con la Adele Pino e con un gruppo di giovani pieni di buona volontà, e credo che insomma è un lavoro appena iniziato e dovrà continuare. Adesso partiranno i forum su cui si articolerà l'attività della segreteria assieme a quella dei circoli rionali. C'è la volontà di riaprire un forte rapporto con la cittadinanza e con le categorie economiche e sociali, credo che sia il modo giusto di lavorare. Per quanto riguarda il livello regionale, anche qui credo che la GRIM non abbia responsabilità su una battaglia che riguardava il livello nazionale, lei ha attuato, insomma, ha cercato di dare voce a quello che era la campagna nazionale. Credo che insomma non si può pensare che ogni elezione, qualunque essa sia, poi ci sia qualcuno che deve pagare. Ha pagato Renzi, che si è dimesso dal governo, riassumendosi in pieno la responsabilità di una campagna. E questo credo che sia stata giusta la mossa che ha fatta, coerente con le sue affermazioni, col suo agire. Gli va dato atto, credo, da parte di tutti, come tutti hanno dato atto, insomma, di questa serietà, di questa coerenza, torno a ripetere, di uno che si è dimostrato non attaccato alle poltrone, poi realmente, come tutti, cercherà di vedere se riuscirà ad avere di nuovo un consenso per essere eventualmente ricandidato o riassumere. Però è un'altra, allora, è un'altra c'è questione. Una cosa che non ho mai ricordato questa mattina, c'è un, come sempre negli ultimi giorni, nell'ultimo weekend, un programma denso. È una programmazione su Tele4 ricchissima, perché abbiamo oggi, come sempre, la replica del Caffè dello Sport di ieri sera, subito dopo il telegiornale di pranzo, non dimenticatelo, quindi poi Trieste in diretta alle 18 e come sempre il telegiornale 19.30, 20.30. Giovedì, essendo 8 dicembre, facciamo una puntata speciale di Ring, quindi ci sarà una lunga intervista al vescovo Giampaolo Crepaldi, quindi preparatevi, insomma, perché non c'è il solito talk, il confronto che torna invece venerdì, ma ci sarà questa chiacchierata con Monsignor Crepaldi. Mercoledì, quindi domani alle 14.40, invece potrete riseguire l'intero incontro della cattedra di San Giusto che si è tenuta ieri sera alla Camera di Commercio, proprio con il vescovo e il mufti di Slovenia, che era a Trieste per parlare di dialogo tra cristianesimo e Islam. Ci fermiamo per un minuto e poi le ultime domande con Roberto Treu. Torniamo in diretta agli ultimi 4 minuti, cosa non abbiamo detto Treu, e tanto poi sentiamo l'ultima telefonata se la prepariamo in tempo. Ma io credo che appunto il dibattito ci sarà sabato a livello regionale, sarà un dibattito che spero riapra come si è cercato di fare tutto sommato sempre qui in questa regione, a differenza forse di quello che è successo a livello nazionale, un dibattito, una riflessione sui risultati elettorali, ma soprattutto sulla necessità del Partito Democratico di rappresentare maggiormente le istanze dei lavoratori, delle persone che lavorano, di un'area, diciamo così, che si è sempre riconosciuta
diciamo, nell'area progressista e di sinistra che forse ha avuto troppo poca voce. E credo che la segreteria dell'Antonella Grim sia stata una segreteria assolutamente seria, che ha cercato di, torno a ripetere, rispetto anche a quanto è successo a livello nazionale e viceversa, di aprire a queste riflessioni, e credo che ci siano le condizioni per discutere soprattutto di come meglio attrezzarci per le prossime elezioni regionali. C'è un dibattito, ho visto, ho sentito Russo e altri che chiedono alla Serracchiani di dire se si ricandiderà o meno, se si ricandida per le regionali. Io credo che ci sia ancora, viceversa, da capire cosa succede effettivamente a livello nazionale. Credo che la Serracchiani abbia da concludere il lavoro che sta efficacemente facendo in regione, e soprattutto a portare a compimento quelli che sono gli aspetti positivi delle riforme, perché come sempre le riforme hanno, il primo pezzo è quello di impatto negativo perché tagli, poi ci sono cose positive. Penso che a giorni si apriranno i due CUP a Trieste, che dimostrerà come 12 dicembre. Ecco, come dimostrerà come le riforme sanitarie, a viceversa, l'obiettivo è quello di essere più vicino ai cittadini. Non, ecco, e credo che cominceremo a vedere gli effetti positivi per i cittadini, e credo che queste siano le cose fra le tante le cose importanti da realizzare, accanto al completamento, insomma, dell'uso delle risorse, ingenti risorse, che a differenza di quelli che dicono, proprio perché è vice segretario nazionale, è riuscita a portare, a far arrivare a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. Credo che mai abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione di portare a casa così tanti risultati per il Friuli Venezia Giulia, e lo dico nell'interesse di tutti i cittadini, perché chiunque vinca si troverà allora a poter gestire queste risorse e questi investimenti. Quindi, intanto, qua a referendum, il capogruppo del PD Moretti, Diego Moretti, in consiglio regionale, dice strumentale piegare il voto referendario alla situazione del Friuli Venezia Giulia, ma chiaramente è quello che stanno facendo in molti. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, chiede che la Serracchiani si faccia da parte, lo vedete. Vabbè. Allora, dobbiamo chiudere. Grazie Roberto Treu per questa lunga chiacchierata, la risposta ai telespettatori. Grazie a voi. Adesso le do il numero di quel signore per la teleferica, Mario. Grazie a voi per averci seguito, ricordatevi il telegiornale a partire dalle 13.20 e poi questa sera 19.30, 20.30, tutto il resto che dicevamo poco fa. Grazie, buona giornata. Buona giornata a voi.